Buonasera, buonasera, buonasera. Benvenuti su Carto. Che cos'è Carto? È un giochino che sembra molto carino, almeno a livello grafico. Fatto dalla Sunhead, credo che si chiamino così, Sunhead Games, che è un game developer, o meglio, uno studio sudcoreano, a quanto ho capito. E questo è il loro primo vero progetto serio. Sono andato sul loro sito, ho guardato un po', hanno fatto un paio di altri progettini che però non erano niente di particolarmente interessante, quindi credo che questa sia la loro prima vera produzione importante. Carto è un puzzle game, per quanto sono riuscito a capire fino ad ora. Mi chiedo se ci sia tipo l'italiano, assolutamente no, figurarsi se c'è l'italiano. Andiamo subito a vedere un po' di cosa si tratta. Ok, siamo su una specie di aereo. Oh. Ok, adesso mi ha preso benissimo, che carina. E questa immagino che sia la meccanica principale del gioco, che ci viene proposta così, molto semplicemente. Ok, quindi non ha effetto solamente sul terreno, ma anche su quello che c'è intorno, bene o male. E anche quello che si trova in area. E la piccolina vola via. Adesso mi chiedo se Carto è il nome della ragazzina o meno. Ah, io però qua non ho l'audio del desktop, quindi voi per ora non avete sentito un beneamato cazzo. Molto bene. Molto bene, very well. Ok. Eccoci qua. Non avete neanche sentito la musichetta del menu iniziale, che era un sacco bellina. Peccato, peccato. La sentirete domani, comunque. Ok, noi abbiamo la nostra isoletta qui, a sé stante. Interagisci. Mappa. Oh, benvenuto esploratore, questo mondo è tuo per essere cambiato. Puoi muovere qualsiasi pezzo della mappa con il left stick e ruotarli a piacere con R1 e L1. Puoi connettere. Ok, bene, molto bene. Puoi connettere due pezzi a patto che abbiano lo stesso bordo. Shaded piece, ok. Ok, le parti in grigio invece, le parti scure invece sono quelle che ancora non hai esplorato. Quindi vai e cercale, cioè esplorale. Ok, perfetto. Ok, qui molto semplicemente ci dà un tutorial proprio secco secco ma efficace. No, sbagliato. Interagiamo. E qui abbiamo ottenuto il nostro primo pezzo aggiuntivo. Hai ottenuto un nuovo pezzo della mappa. Ok, connetti i nuovi pezzi alla mappa già esistente per rivelare nuove parti del mondo. I pezzi di mappa sono già stati sparsi ovunque. Questo vuol dire che più ne trovi, più grande sarà il mondo che potrai esplorare. Ok. Quindi per ora questo lo spostiamo magari così. New pieces, eccolo qua. Ok, così dovrebbe andare bene. Andiamo un po' a vedere. Ah, ok, si può spostare con entrambi gli stick in realtà. Ok, questa parte è ancora nuova. Abbiamo trovato un pezzo. Troviamo un personaggio. Salve! Ehi là, piccolina. Non troviamo visita, non vediamo visitatori molto spesso qui. Hai una famiglia con te? Capisco. Beh, non importa. Tutti sono i benvenuti qui e il tuo tempismo è fortuito. Dato che oggi celebriamo il raggiungimento della maggiore età della mia dolce nipotina Shanann. Sì, è molto interessante, molto eccitante.
Ero così distratto questa mattina che mi sono dimenticato l'esca. No. Ma non importa, non ci vorrà molto prima che inizi la cerimonia. Sentiti libera di esplorare l'isola nel frattempo e ci vediamo lì, ok? Che succede se ci parliamo di nuovo? Fai un giro per l'isola. Fai un giro per l'isola, ok. Chiaramente, abbiamo nuovi pezzi. Quindi approfittiamo e lo mettiamo qua. Per ora facciamo un'isola oblunga. Quello che mi chiedo è cosa succede se io tipo sono qui e mi sposto qui? Ah, proprio viene tranciato malamente. Ok, ci sta. Ok, va bene, va bene. Ah, cosa c'è qui? Minnows. Cosa sono i Minnows? Pesciolini. Ok. Va bene, buona sapersi. Ok, pesciolini, che sono lì a essiccare praticamente. Oh, un altro pezzo. Quello è un secchio, normale. Un ragazzino. Ah! Chi sei tu? Sei quindicenne? Mamma dice che devo essere quindicenne, devo avere 15 anni prima di poter fare la mia cerimonia di maggiore età. Se non sei quindicenne, allora come hai fatto a attraversare il mare? Quando qualcuno diventa quindicenne, o arriva ai 15 anni, una barca arriva al Molo Nord, un regalo dal mare. Il quindicenne deve entrare nella barca e andarsene dall'isola per sempre. Devi andarmene per sempre, è tipo un mese. Ok, è normale che arrivi una barca magica che porta via i quindicenni in questo posto? Ciao tesoro, da dove sei arrivata? È molto eccitante vedere qualcuno di nuovo qui. Ho a stento lasciato la casa per diversi mesi. Cioè, da diversi mesi lascio la casa praticamente. Questo piccolino mi tiene molto occupata. Hai già incontrato mio marito? Sta pescando qui vicino. Anche se probabilmente non sta prendendo molto, dato che ha lasciato tutte le esche questa mattina a casa. Immagino che dovremmo affidarci al volere dell'oceano, come sempre. Per fortuna questa piccolina piace il pesce. Non come a quel birbantello laggiù. Hai già visitato le altre famiglie? Kelan e la sua famiglia sono stati i primi a raggiungere quest'isola. Vivono vicino al mare. Sia è la mia nuora, credo, insomma, la sorella di mio marito. Vive nella foresta con la sua famiglia. Sua figlia Shannon arriva a 15 anni quest'oggi, quindi diventa maggiorenne quest'oggi. Non posso credere che ci abbia messo così poco, cioè che sia già passato tutto questo tempo. Ok, però era abbastanza lineare. Ah, ok, non possiamo mettere la foresta lì. Ok, allora piazziamolo così, direi. A quanto ho capito, la protagonista comunque non può parlare. O almeno questo mi è parso di comprendere. Ehi! Ciao, va! Buonasera! Grazie mille per la sub, che come al solito è fintissima. Ormai non ci casco più. Le tue sub sono finte. Come va? Ok, qui non abbiamo nient'altro se non questo nuovo pezzettino di mappa. Quindi, approfittiamone e andiamo nella foresta. Oh, che bei uccellini. Bene, bene, tutto a posto, tutto a posto. Stiamo giocando a carto questa sera. Guarda che carino che è. Ok, questo lo possiamo mettere qui, per esempio. Ah, e ti dice pure chi sono i personaggi che puoi incontrare. Cioè, ti dice i punti di interesse quando lo metti. Perché lì c'era la casa, però qui non c'era il pescatore.
Vabbè. Oh no, tu non hai un viso familiare. Devo essermi perso davvero tanto. So che è un'isola piccina, ma mi distraggo sempre quando torno a casa. L'oceano è così bello. Pieno di sirene? È un po' imbarazzante, ma posso chiederti di accompagnarmi fino a casa? Sembra che tu conosca un po' la strada qui in giro. La mia casa è a est di una delle aree erbose vicino al mare. Adesso, se riuscissi solamente a capire dove è est. Ok. Abbiamo ottenuto un nuovo pezzo, no? Ok. Forse anche tu abiti qui dentro? Vediamo un po' cosa succede se ti metto così. Eccoci qua. East of the house. Ah, vivo a est della casa, quindi ok, dobbiamo metterlo a est. Take me there. Ok, quindi questo lo mettiamo qui. No, ho sbagliato. E questo lo mettiamo qui. Non possiamo. Dobbiamo prima spostare questo. Possiamo metterlo qui e questo lo mettiamo qua così. Eccoci qua. Ah, ok, quindi gli compare la casa se lo portiamo. Cioè, gli compare la casa, la moglie, un nuovo pezzo. Interessante. Tiri via il coperchio. Dentro trovi un altro vaso. Ok. Dentro quel vaso c'è un altro vaso un po' più piccolo. Ok. Non c'è nessuno qui dentro. Ok. Zuppa di cozze. Credo che siano le clam. Sei tornato a casa, hai visto? Sì, questo sembra molto familiare. Quella è la mia casa. E quella donna deve essere mia moglie. Oh, che fortuna. Grazie mille per il tuo aiuto, figliola. Salve. Grazie per aver riportato mio marito a casa. Io lo amo, ma si scorderebbe persino il suo naso se non fosse attaccata alla sua faccia, ok? Non credo di averti mai visto qui prima. Sei di un'altra tribù? Quali sono le tue tradizioni? La nostra gente sono pionieri del mare. Una volta che salpiamo a vele aperte, ci piazziamo nella prima isola che riusciamo a trovare. Ciao Simonodos, buonasera, questo è Carto. È un puzzle game molto carino che ha una loli per protagonista, quindi ho detto, dai, proviamolo. Siamo sentiti così fortunati a trovare questa per prima, la adoriamo. Hai già incontrato Shannon? No, sto cercando. È molto speciale per noi, sarà difficile dirle addio, ma siamo eccitati per lei. Sono sicura che le farebbe piacere incontrarti se ne avesse l'occasione. Ok. Non c'è nessuno dentro, ok. Il plot di questo gioco è che praticamente noi eravamo su una specie di aeroplano, una specie di aeronave, un po' tipo alla Final Fantasy, insieme a nostra nonna che ci ha mostrato questa mappa. Questa mappa che ci permette di spostare a nostro piacimento le varie aree. Il problema è che poi lei per sbaglio ha unito due tabelle che non doveva unire e ha fatto crashare, ma cioè, un fulmine ha colpito la sua aeronave e lei è caduta giù insieme alla mappa. E adesso siamo su quest'isola e stiamo cercando nuovi pezzi e dobbiamo più o meno capire come andare avanti, innanzitutto. Abbiamo questo nuovo pezzo che potremmo mettere qua. No. Ok, è un po' difficilotto. Perché dovremmo mettere tipo questo così, credo. No. Questo così. Questo così. Ok.
Vabbè, in realtà possiamo fare semplicemente così. Questo lo spostiamo. Questo, oddio, però. Questo lo mettiamo qui. No. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Questo non possiamo metterlo qui. Fuck! Ok. Io tutto bene, però purtroppo ho avuto un sacco di problemi con l'università e ho concluso la sessione a fine gennaio. Intanto ho dato due esami che non avrei potuto dare. Ho chiamato la segretaria e mi ha detto che problemi che non me lo annullino. Oh, meno male, alla fine li hai chiamati. Bah, brava, brava, hai fatto bene. Ma cambiando i pezzi della mappa varia anche il terreno? Sì, chiaramente. Infatti, se tipo noi ci prendiamo il pezzo dove siamo e lo sbattiamo qui in mezzo al nulla, siamo, come vedi, bloccati qui in mezzo. Ci sono i bordi come sulla mappa. E questa è la cosa interessante. Adesso quello che possiamo fare è metterci noi qui. E poi la cosa così. No, ho sbagliato. Perché no? Ah, cazzo, perché questa non è la foresta? Va bene, allora facciamo così. Oddio, che casino. È difficile sto gioco. Ok, questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qui. Tanto per ora non ci interessa fare le cose con ordine. E poi perché volevo dare un esame in un'altra sede, ma la professoressa ci ha messo i bastoni fra le ruote in tutti i modi, quindi... Questa è bellissima, vero? Anche a me il concept piace molto, in realtà. Adesso io mi prendo e mi sbatto qua. Posto fatto, finita. E che c'è, boh? È figa questa cosa che non devi neanche fare. E tu che ci fai qua, scusami? Ehi, stai cercando Shannon? Lei vive in una foresta molto più grande di questa. Ok. Guarda che geni! Praticamente ti sta dicendo che non puoi farla questa cosa che io ho appena fatto. Ti serve un altro pezzo di foresta. Giusto? Cerca la foresta più grande. E noi non abbiamo altri pezzi di foresta, però. Forse mi sbaglio. In pratica medicina passi all'anno dopo non in base al numero di CFU che hai conseguito ma in base agli esami. Ah, minchia. Vabbè, però nel senso... Cioè, se la segreteria ti ha detto che probabilmente te li tengono... Praticamente per passare al secondo anno devi dare due esami del primo. Il terzo è tutti gli esami del primo e uno del secondo e così via. In più ci sono esami che non puoi dare se il primo non hai dato i propedeutici. Uno propedeutico, chiaro. Oh. Allora, vediamo un attimino come possiamo sistemare la situa qua. Questo lo possiamo mettere qui. Questo non lo possiamo mettere qui, ma lo possiamo mettere qui. Questo lo possiamo mettere qui. Questo lo possiamo mettere qui. E questo non lo possiamo mettere qui, ma lo possiamo mettere qui. Ok, così è già tutto un po' più ordinato, direi. Mi sono perso qualche pezzo? Perché mi dice di cercare una foresta più grande, ma noi tutti i pezzi di una foresta li abbiamo messi qui. Quindi non saprei. Dove siamo un attimino? Più grande di così? Cerca la foresta più grande. È questa la foresta più grande, no? Tu che mi sai dire? Fatti un giro per l'isola, va bene. Uccellini, dovevi... Oh, ma gli uccellini avevano i pezzi! Ma guarda sti stronzi! La Madonna, che forestona che facciamo qui! Attenzione! Attenzione, attenzione! Qua facciamo una big ass forest, mi dicono. Prendiamo questa e la mettiamo così. No, spostiamo questo. E lo mettiamo così. Poi prendiamo questo e lo mettiamo così. Perché quest'altra professoressa a cui abbiamo chiesto se ci facesse dare l'esame con lei, perché i professori da me non sono dei, no, sono dei mostri, non ha mai risposto alle mail, tranne una volta in cui ci ha detto non accetto altri studenti per problemi organizzativi. E quindi affanculo. Poverina. Ehi! Stai cercando ancora la casa di Shannon? Abbiamo solo una foresta. Shish. La foresta più grande è dove tutti gli alberi si incontrano. Ok, che dovrebbe essere questa, perché adesso davvero non abbiamo più pezzi. Ed è diventata bella grande, quindi...
Forse devo metterli in una combinazione specifica. Tipo questo lo mettiamo qui, questo lo spostiamo qui. Così. No, non capisco. Stai ancora cercando la sede? Biggest forest is where all the trees meet. Che è qui. Ah, no, c'è anche questa. Attenzione, sono un pirla. Posso metterla qui. Perfetto. Bello, bello il feedback sonoro e visivo che ti fa capire che adesso ce l'hai fatta. Molto bello, molto bello. Sembra una cazzatina, però fa tanto. Shannon. Ah, quella ragazza. Che hai combinato, Shannon? Salve. Posso aiutarti, ragazzino? Questa è proprietà privata, sai, è arrivato l'americano. Ciao Andre, buonasera. Perdonami, sono stati un paio di giorni abbastanza difficili per Shannon. Sei la benvenuta qui. Ok, grazie. Non sembrava, ma grazie. Shannon continua a dire che tornerà dopo aver preso il largo. Ma quello non è il nostro modo di fare. Non è il volere del mare. Attenzione. Una volta che la nostra gente prende il largo, non deve mai tornare alla loro origine, alla tradizione. Lo so, tesoro, quella ragazza davvero mi fa bollire il sangue nelle vene. Ma ha sempre fatto le cose a modo suo. Mi chiedo da dove prenda questo tratto. Sono sicuro che debba essere difficile per lei, anche per lei. Dobbiamo semplicemente cercare di goderci il tempo che ci è rimasto insieme. Shannon probabilmente è andata al lago per stare da sola. Puoi controllarla, puoi controllare se è lì, giovanotta. Sembri una buona ascoltatrice. Non sa parlare. Una collana di conchiglie. Dentro una delle conchiglie luminose trovi un pezzo della mappa. Attenzione. Bellina anche sta cosa che trovi pezzi di mappa se vai a controllare bene in giro. Molto bello, molto bello. Andre, come va? Come va? Si dice che gli animali si trovassero Dweld, stessero lì nell'isola dei nostri antenati. Ah, probabilmente quell'animale si trovava nell'isola dei nostri antenati. Ho sentito che si chiama Orso Bruno o Brorso. Brorso non sono benissimo come traduzione, ma neanche Blair, effettivamente, granché. È difficile immaginare che esistano animali così grandi. Vorrei un sacco vederne uno. Ok. Tutto bene, ieri mattina mi sono fatto le mie 2 belle ore di guida per andare a Pavia e mio nonno, però non sembra avere problemi. Meno male, meno male, meno male, sono contento, Andre, dai. Meno male, meno male. Allora, noi adesso dobbiamo andare al lago a cercare Shan, che non c'è. Perché immagino che voglia un lago un po' più grande. Può essere. Ah, giusto, abbiamo un nuovo pezzo della mappa. Eccola qua. Mamma, che bella questa cosa. Cioè, è una cazzatina, chiaramente. Davvero una cazzatina quella di mettere il feedback sia sonoro che visivo. Però è bello perché esalta il giocatore. Lo fa sentire proprio. È quel feedback positivo che ti fa dire: ah, che bello, ho finito il puzzle. Sapete che alzo un pochino la luce che mi sembra un po' bassina oggi? Tipo così, così mi sembra già meglio. Perfetto, ciao Shannon, giovane Shannon, ha un tatuaggio sul braccio tra l'altro. Semplicemente non sono ancora pronta ad andarmene. So che è la tradizione, ma la mia famiglia è tutto ciò che ho. Perché non posso tornare a visitarli dopo che ho preso il largo? La nostra gente ha avuto questa tradizione per così a lungo che immagino non sappiano neanche più il perché facciamo questa cosa. Noi tutto bene? Io sì, personalmente t'a posto. Finita la settimana, giochiamo al nuovo gioco, sono contento, sono contento.
Non tutte le tradizioni sono buone, sai? Ogni tanto noi facciamo le cose semplicemente perché sono sempre state fatte così. Ha ragione. Ah, oh, perdona, mi sono solo un po' incazzata. Grazie per avermi ascoltato. E chi sei? Oh, non c'è bisogno di essere nervosa. Io sono Shannon, benvenuta sulla nostra isola. Sto per andarmene per sempre, però. La mia cerimonia della maggiore età è oggi. Loro diventano maggiorenni a 15 anni, comunque, a chi interessasse. Immagino che parte di me sia molto eccitata, ma sono davvero spaventata che sarò sola lì fuori. Potrebbe volerci un po' a farmi nuovi amici. E le avventure sono sempre molto più divertenti con qualcun altro, vero, vero, assolutamente vero. So che ti ho appena incontrata, ma ti andrebbe tipo di venire con me? Ok? Tu mi sembri proprio una persona che sarebbe una fantastica amica. Sì, mi ha fatto sì con la testolina, che carina. Ah, davvero? Ah, sarà super divertente, non vedo l'ora di dirlo ai miei parenti. Ai miei genitori. E per quanto riguarda la tua famiglia, devi dirglielo? Tu devi dirgli qualcosa? Che belle emoji. Che figo. Beh, dobbiamo semplicemente trovarli allora. C'è però un'altra cosa che devo fare prima che prendiamo il largo. Forse puoi aiutarmi? Definitely, so you need a good handful of soil to bring with us. Ok, voglio sempre avere la mia casa vicina, quindi ho bisogno di un bel po' di suolo da portarci con noi. Ho bisogno di un po' più di tempo per dire addio a quest'isola. Puoi trovare del suolo terriccio, immagino, per me? Puoi trovare il terriccio migliore nella foresta. Nella foresta, sulla costa e The Grassland Meat, insomma, sulla zona erbosa. Quando lo trovi, puoi metterne un po' in questo zaino, in questa borsa, grazie. Oh, items, ok. Small empty bag. Ok. Come lo uso? Oh, eccolo qua, qua c'è il terriccio, fantastico. Scoop, 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 sta raccogliendo. È un sacco bellino questo gioco, è super cute. Super kawaii. Allora, spostiamo un attimino la situazione qua. Possiamo mettere questo qui. Poi questo qua. Questo piazziamo qui. No, non puoi. Ok, giustamente c'è la foresta che ce lo impedisce. Questo qui. Questa qua la mettiamo qui. E questa la mettiamo qui. Ok. Andiamo a cercare un po' sulla costa. Salve. Ah, non vedo l'ora che arrivi il Fishing Festival. Mi assicurerò di portarmi l'esca stavolta. Quanto cavolo è bella la soundtrack, è vero, è vero. È semplicissima, però è super bella. Questo gioco mi sta proprio allettando. Proprio la parola perfetta, allettando. Proprio quel giochino tranquillo e dolce, che però ha il suo puzzle che ci sta, insomma. Devi ragionare un attimino. Sicuramente più avanti si faranno anche più difficili. O almeno questo è quello che mi aspetto. Comunque io non ho ancora trovato. Possiamo attraversare il lago? Non possiamo nuotare, però possiamo fare così. Ciao Ale, buonasera! Come l'hai trovato? È sull'Epic Games Store. Sì, sull'Epic Games Store, scusami. Sul Game Pass, Simonotos. Cos'è? Non mi ricordo più come si chiama.
Aspetta, come si chiama sto gioco? Carto, eccolo. Carto, ecco. Che figuraccia, non mi ricordavo più come si chiamasse. È un puzzle game molto carino, Ale, ci sta piacendo per ora. In cui devi aiutare questa ragazza a tornare alla sua famiglia, la protagonista, intendo non la ragazza con i capelli blu. Sì, scrub a paper, breathe in it. Oh! Lo vuoi? Tutto tuo. Ah, ok. C'era un pezzo di mappa nel terriccio. Ah, ne dovevamo trovare solo uno. Io pensavo ne dovessimo trovare uno per ogni settore. Uno per ogni settore, ok. Beh, immagino che questo fosse tutto ciò di cui avevo bisogno. Sono pronta a prendere il largo. Subito, bravo, Simonotto, sbattila a giocare. A proposito di giocare, ma con Ghost of a Tale alla fine? L'hai mollato? Il mare non sarà. Non potrà nulla contro di noi. Shannon è. Allora sa parlare! Carto! Shannon e Carto! Ok, quindi la protagonista si chiama Carto. Se vuoi, vatti a preparare. Ci incontriamo al Molo Nord per la mia cerimonia. Yay! Ci vediamo al Molo Nord? Ok. Dov'è il Molo Nord? Fra l'altro, scusatemi, ma l'animazione con cui tira fuori cioè, fate caso a come tira fuori la mappa, perché è bellissimo. Fa tipo i trick. Con i coltelli a farfalla. Bellissimo, cazzo. Ok. E quindi abbiamo trovato il nostro Nord Pier, che deve essere a nord perché altrimenti non ce lo fa. Non ce lo fa prendere come Molo Nord, chiaramente. Guardate che sono tutti qua! Ah, immagino che sia arrivato il momento. Ho sentito che vuoi unirti a Shannon? Oh, è molto gentile da parte tua. Ciao, stronzetto. Quella barca è fantastica! Ci potrebbero però stare sicuramente degli artigli. Ah, ecco, un'altra cosa importante che dovete sapere è che a quanto pare in questo posto è normale che quando uno compie 15 anni, durante la sua cerimonia di 15 anni, arriva una barca dal mare che nessuno sa da dove cazzo è arrivato, e il quindicenne ci deve salire su e deve andarsene per mare. E alla prima isola che trova si deve fermare. Per loro è normale così. Ok, posso parlarti, figliola? È che no, certo. Posso chiederti un favore? Ah, la barchetta? Ah, no, non è la barchetta, è. Cioè, una barchetta, sì, ma è un memento. Portalo con te. Se trovi mio figlio da qualche parte, daglielo. Le chance sono basse, ma. Cioè, le probabilità sono basse, ma. Prenderò qualsiasi chance per potergli mandare il mio amore. Il nostro amore. E a tuo figlio come si chiama? Cioè, tu come ti chiami? Come faccio a capire? Grazie mille, spero che tu abbia un sacco di fortuna nel tuo viaggio. Fantastico. Come capiremo chi è tuo figlio, perdonami. Ciao, Carto. Non riesco a credere che la barca sia davvero arrivata. Immagino di essere pronta. Tu invece? Ultimamente non ho giocato molto, quindi un attimo in pausa. Sono alla parte di aiutare i due topini ad evadere e sto cercando l'ultimo pezzo dell'armatura che non riesco a trovare. Ti confesso che non ho un vero e proprio incipit e desiderio di continuare a giocarlo, infatti, ma anche perché ti dirò una cosa, stai facendo una secondaria, Simonotus. LOL. Perché la roba per aiutare i topini a scappare è una secondaria. Quando ti chiedono di portargli tre cappucci, tipo, quella roba è già una secondaria. Comunque sì, diciamo che anch'io se non fossi stato in streaming probabilmente l'avrei droppato a un certo punto. Sì, sono pronta. Beh, allora iniziamo con la cerimonia. Come funziona sta cerimonia? Tesoro mio, un regalo di partenza per te. Una collana fatta di ossa di pesce spada. Oh, carino. Che posso portarti pace e perseveranza e accompagnarti nel giorno e nella notte, mia bellissima figliola. Oh, che carino, mamma mia. E noi siamo lì come delle pericotte.
Guardarli storto. Chiudi gli occhi e senti il gentile abbraccio del vento. Che tu possa trovare il tuo destino proprio come noi abbiamo trovato il nostro. Oh. Stai giocando un sacco di giochi con barche a vela, anche questa è la mia approvazione. Effettivamente vedo un pattern qui, Ale. Vedo un pattern. Però scusami, che succede se loro si trovano in un'isola in cui non c'è nessun altro? Cioè, rimangono lì a vita soli per sempre e muoiono soli? Come funziona? Ti vogliamo bene, Shannon. No. Certo che deve essere una cosa terribile, però. Cioè, che tu a 15 anni vedi tuo figlio che parte e non lo rivedrai mai più. Grazie mille a tutti per le vostre benedizioni. Sono diventata maggiorenne e il mondo mi aspetta. Torneremo presto. No. Non dire ste cazzate, Shan. Sto solo scherzando, tesoro. Say hi to the lobster. Ok. Arrivederci a tutti. Voglio addio a tutti. We'll see you later. Andiamo, Carto. Cavalchiamo queste onde. Vai. Sto cercando il pezzo di armatura per disperazione. Allora, no, ok, quello è ancora main story. Attenzione. Guarda che carine anche le illustrazioni. Ci sono semplicissime, ma raccontano una storia bellissima. Cioè, la raccontano benissimo, fa un sacco ridere. La cosa molto frustrante è continuare a percorrere gli stessi percorsi e gli stessi posti per tanto tempo e ritornarci pure successivamente. Però mi ha stupito l'abilità che ti danno i topolini, non me l'aspettavo anche se pochissime sono utili. Vero, vero. Cioè, in realtà io non ne ho sbloccate tante, ne ho sbloccate credo due e non le ho utilizzate poi granché. Però, beh, immagino che qualcuna utile ce ne sarà. Beh, ce l'abbiamo fatta. Non riesco ancora a credere che tu non sia mai stata in una barca a vela prima. Sembravi un vecchio lupo di mare, Cart. Non capirò mai come. Non saprò mai come ci hai trascinati fuori da quella. Da quella nebbia. So che le tradizioni dicono che dovrei piazzarmi, insomma, dovrei mettere su casa nella prima isola che trovo. Ma penso che farò solo un pelino in più di esplorazione. C'è un intero mondo lì fuori. Anche se questa zona sembra abbastanza carina. Che te ne pare se tipo tu fai un giro qui mentre io guardo le isolette qui intorno? Possiamo incontrarci qui domani? E stai tranquilla che troverò sicuramente quella città in fondo al mare. Giuro di averla vista. Ok, abbiamo fatto il thumbs up. Lei ci saluta. E torniamo a essere in possesso di Carto. Ok, vediamo un po' com'è la situazione qui. Abbastanza normalina, direi. Possiamo mettere questo pezzo, lo mettiamo qui. Vediamo se c'è roba interessante intorno. Il bello è anche che la mappa in sé per sé può essere grande, ma i vari pezzi sono piccolini. Quindi, ah, salve. Beh, che carine. Ok. Abbiamo un nuovo pezzo, lo piazziamo qui. Ok, questa ha un'uscita molto particolare come pezzo. Questo qui ha un'uscita molto particolare, quindi immagino che non ce ne saranno molti che possono essere attaccati a questo. Salve! La mia pecora! Hai visto la mia pecora? Mi sono addormentato per un attimo e la mia pecora deve essersene andata nel frattempo. Non riesco a fare a meno degli Snowy Flowers. Papà dice che sono di marshmallow. La pecora deve averlo sentito. Mi aiuterai a cercare. Ah, sheep plurale. Mi aiuterai a trovarle? Sì, salve. Beh. Niente, l'ho visto simpatico. Va bene, Snowflowers. Questo
Cosa sono questi snow flowers? Oh. Ah, qua c'è un'altra pecora, ok. Qua ce n'è un'altra. Mi fanno tutte le puzzette addosso quando mi vedono. Salve, madame. Niente, questa. Shh. Fai silenzio, ti sentiranno. Cresci, piccolo semino. Piccolo boccello. Ascolta il ritmo della terra e emergi dal tuo riposo silvano. Ma come fai a sapere dove va il pezzo di mappa? O puoi scegliere tu dove metterlo. Lo scegli tu a patto che abbiano lo stesso collegamento. Ti faccio vedere adesso un attimo. Esplodi dalla tua prigione terrestre e segui il mio funky beat. Ok, in pratica tu come vedi qua per esempio questo pezzo ha due lati di mare e due lati di terra. Questo vuol dire che io per esempio così non lo posso attaccare perché chiaramente il pezzo di terra andrebbe a collassare su quello d'acqua e noi questa cosa non la vogliamo. Ma se lo giro posso attaccarlo perché è collegato a quello di mare. Se faccio così, se invece torno così è di terra. Per ora abbiamo visto mare, terra e foresta se non sbaglio. Ok, devo capire cosa sono questi. Quegli stronzetti. Fluffy, come si traduce in italiano? Fluffy. Morbidosi, ti stanno ignorando? Devono piacergli davvero molto quei fiori. Non ti seguiranno a meno che tu non abbia qualcosa di ancora più delizioso. Qual è la pianta più buona di tutto il Grassland? Forse zia Tuglia lo sa? È una farmer, un'agricoltrice del ritmo? A quanto pare Mo ha perso le sue pecore di nuovo, tipico. Come fai a essere un pastore quando contare le pecore ti fa addormentare immediatamente? E immagino che lui ti abbia chiesto a te di ritrovarle, raggrupparle. Esatto. Beh, immagino, cioè scommetto che ti seguirebbero se tu avessi degli honey fruit. Solo non confondere gli honey fruit con i red devils che crescono qui in giro. Abbiamo anche una canzone a riguardo. Bulbs of red, Swedish sugar, only has one stem. Don't confuse it with the devil, steer well clear of them. Only has one stem. Quindi sono questi qua. Eccolo qua. Uno. Tu! Seguimi! Seguimi. Salve, te ne ho portata una. Bradley, l'hai trovato! Ne mancano solo altre tre. Ok. Carino, ok, dobbiamo prendere prima i fiori e poi raccattare le varie pecorelle. Adesso però non bastano i fiori. Ah no, ne bastava uno. Ok, ne bastava uno. Mi aspettavo ne servissero tipo tre per tre pecore. Veronica! Vive e vegeta. Piccola stronzetta. Solo altre due pecore da trovare? Io ne ho vista solo un'altra. Ciao. Io ne ho vista solo un'altra, che era tipo qui. O era qui? Eccola qui. Beh. Vieni, vieni. Hai trovato Silvio? Però non vedo Penelope da nessuna parte. Oh, deve essersene andata nel suo posticino segreto nel mezzo degli Snowy Flowers. Dove sarebbe questo posto?
Che questa ci sta bellamente ignorando. Ah, Middle of the Snowy Flowers. Vuoi vedere che dobbiamo fare tipo la foresta di prima? Quindi questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Che figo! Stavo giusto per dire, ma scusami, come cazzo faccio ad arrivare al centro di queste cose? Mi è comparso il pezzo! Ma che cazzo! Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Può essere un po' fuorviante per il giocatore questa cosa, però. Perché a me è andata di culo. Però. Non lo so, forse sarei rimasto un po' a grattarmi la testa se non mi fosse andata così di culo. Oddio, ma è fighissimo, vero? È stato bello però come cosa. Vieni, Penelope. Non ci sarei mai arrivato, esatto, anch'io. Infatti mi è andato un po' di culo, devo ammetterlo. Dove sta? Ah, giusto, lui stava verso la strada. Ma è o non è fighissimo sto gioco, ragazzi? Cioè, stiamo giocando da un'ora e a me non è ancora scomparso il sorriso dalle labbra. Hai trovato tutte le mie pecore, grazie mille. Sei molto bravo a trovare cose, forse puoi aiutarmi a trovare mio padre. Non farò battute su questa cosa, non farò battute su questa cosa. È sempre a caccia di nuove piante per la sua collezione. Vieni a trovarci alla nostra tenda e vi posso introdurre. Una googlata veloce. No, ma no, vedi però, quello che dicevo l'altro giorno, se sei costretto a usare Google, probabilmente il gioco sta facendo qualcosa di sbagliato. Viviamo dall'altra parte della prateria. Segui la strada. Ci incontriamo lì. Devo solo contare le mie pecore. E niente, si è addormentato. E niente, è finita. Ma scusa, dall'altro lato della prateria che vuol dire? Questo, vabbè, si è già addormentato di nuovo. Forse c'è un pezzo di mappa nuovo. Provo, ci spero, no? Niente, niente pezzo di mappa nuovo, ok. Madama, lei sa indicarmi la strada? Manco per il cazzo, va bene. Però non abbiamo pezzi che possono essere collegati con questo, no? No, vedi? Come facciamo ad andare dall'altra parte della prateria? E qui non abbiamo già più indizi, però, perché lei non ci dice niente. Secret spot in mezzo alla foresta. L'indizio c'era, ma non l'avrei capito. No, ma infatti, però quello che pensavo io è che non avendo questo pezzo, ok, tu avevi. Togliamoli un attimo in modo che posso far capire bene. Tu avevi solo questi quattro, ok? Quindi io mi aspettavo di doverne mettere uno in mezzo. Solo che dicevo, ok, ma come faccio a metterne uno in mezzo? Perché questo tipo non può stare in nessun modo. Forse questo, no, neanche. Potevi mettere questi in mezzo. Cioè, io l'avrei messi probabilmente così, o così. Capito? Perché pensavo, ok, ho questi pezzi che faccio, per forza questo devo fare. E invece no, ci stava quello in mezzo. Cioè, veniva creato. Però ecco, non so se sia proprio una cosa fatta bene questa. Bellina, mi è piaciuta l'idea, ma non credo che sia correttissima. Mettiamola così. Cioè, l'effetto sorpresa ci sta, mi è piaciuto. Non so quanto sia fattibile per il giocatore arrivarci. Oh, sì, salve. Ah, ecco, perché aveva il punto esclamativo in testa. Quindi ok, questo era ancora comprensibile, va bene. Adesso un nuovo pezzo di mappa e abbiamo appunto la stradina che ci porta dall'altra parte della prateria. Oh, pezzo di mappa. Oh, che cos'è? L'aeroplanino di Telegram. Mia dolce cara Carto. è stata una bella botta di adrenalina. Sono sicuro che sarai spaventata. Ma la mia nipotina è forte. E non ti preoccupare per me, l'astronave, cioè l'aeronave è a posto. È stata attraverso robe peggiori.
Le persone di questa isola sono buone, kind of odd, abbastanza strane. E so che troveremo il modo di rincontrarci presto. È nel nostro sangue. Sei lontana dal mio corpo, ma non sarai mai lontana dal mio cuore. Oh. E niente, ancora Kingdom Hearts. Fai attenzione a trovare tutti i pezzi della mappa che vedi. Ti aiuterà a trovare la tua via per il mondo. Adesso vai fuori e divertiti. Con tanto amore, nonnina. Ok. Mappa. Ok, ogni tanto compaiono i pezzi di isola da soli. Va bene. Salve! Ancora lei? Ogni pianta ha il proprio ritmo, se fai attenzione. Ascolta. Cabbages. Backages. Sigabak, sigabak, sigabak. Cabbages, cabbages. Lo senti? Stanno crescendo già 2 volte più veloci del solito, ok? Adesso smettila di interrompermi. Simpatica come sempre, lei proprio, eh? Oh! Prendiamo il pezzo di mappa intanto. Studenti, ascoltatemi. Questo è il loto lunare. Sboccia con la luna piena e le sue radici sprofondano nel suolo durante... No, Burrows è tipo sprofonda lei, proprio, cioè il fiore, durante il giorno. Wow! Questo è Bee Bristle. Sembra soffice, ma non toccatelo o vi pungerete malamente. O vi darà una brutta puntura. Oh, salve! Non prestare attenzione a noi. Siamo nel bel mezzo di una lezione. Stai cercando Mo? Questa è la strada per casa sua. Segui le strade curve e ti ritroverai alla sua tenda. Ogni tanto però si ferma al fiume. Puoi seguire la via dritta per andare lì. Per favore, di la sua pecora è entrata fra i miei cavolfiori di nuovo. Ok, giustamente qua ci sono i segnalatori. Straight roads to bridges. Curved roads tent. Ok. Quindi devo mettere straight roads qui. Facciamo un po' d'ordine. Andiamo di qui. Mi sa che no. O forse... Eccolo qua, bravo. Bene, ok. Quindi devi pensare un po' fuori dal box, diciamo, fuori dallo schema. Perché io pensavo che questo magari fosse ondulata, quindi andava dall'altra parte. Invece l'ho messo un'altra e mi ha fatto arrivare al fiume, ok. Bene. Interesting. Un altro pezzettino per noi. Salve. Non interrompere la mia missione segreta. Voglio dire, il mio task normale, regolare, di cui non posso decisamente discutere. Ascolta, non posso davvero dire niente, solo che sto cercando la cima del fiume. Abbiamo sentito dire che una pianta speciale appare con le condizioni giuste, nelle condizioni giuste, e che potrebbe essere il Ghost Lily. Ma questo è tutto ciò che ti posso dire, nient'altro. Devo tornare alla mia missione. Sono così vicino. Ok. E qui cosa mi dici? No road ahead, ok. Ok, dobbiamo trovare l'inizio del fiume.
Ok, quindi per ora non abbiamo nulla qui, ci servirà la sorgente del fiume da questo lato, mentre dall'altro possiamo già andare alla casetta di Mo. Ok, però dopo un po' ci fai l'abitudine a pensare un attimino fuori dallo schema, diciamo. Ti viene un po' naturale, almeno per ora sta succedendo così. Vediamo se qua succede qualcosa, no? Senti, io non ti voglio più parlare perché sei antipatica. Salve, ciao Mo. Ce l'hai fatta? Ho provato a fare un po' di... a fare un sonnellino, ma Penelope continuava a scorreggiare. Sei sicura di non averle dato nessun Red Devil? In ogni caso volevo introdurti a mio padre, volevo farti conoscere mio padre. Lui colleziona piante da ogni dove. Forse puoi aiutarlo a trovarne di nuove? Sta attraverso. Devi attraversare. Per incontrarlo, devi attraversare la curtain. Ah, il telo, vabbè, insomma, avete capito. La curtain, da dove porterà? Una tenda, dove porterà? Wow, posso usarla anche all'interno delle case. Ok. Salve, benvenuto. Mio figlio Mo continua a dire che l'ha aiutato a trovare le pecore. Grazie mille, giovane virgulto. Oh, non sentirti in imbarazzo. Chiunque arrivi in questo grassland è nostro amico. Il mio nome è Monkar, Monkar the Mighty. È un guerriero. No, Mighty, non saprei come tradurlo. Mighty Flam. Ha un collezionista di piante abbastanza bravo, piuttosto bravo. Viaggio regolarmente verso altri grassland con i miei amichetti per cercare piante. Inoltre scambiamo semi con le altre tribù, in modo che ognuno possa. In modo, no, in modo che loro possano. Possono coltivare ogni tipo di pianta. Però cerchiamo sempre. Teniamo sempre l'occhio per trovare nuove specie. Giusto ieri abbiamo fatto una nuova scoperta di un nuovo tipo di rose. Rosa. E se solo riuscissimo a trovare un qualsiasi altro nome, cioè un nome per quella rosa. Ma abbastanza di me, cioè adesso sei abbastanza di me. Parlami della tua grassland. Aspetta, non dire una parola. Scommetto che riesco a indovinare di dove sei. Non ho mai visto un vestito come quello prima. Sei venuta da oltreoceano? Le alghe sui tuoi capelli sono un indizio chiarissimo. Ah, ma da quale isola? Non dirmelo. Ho un'idea. Oh, Monker, cactus intelligente che non sei altro. Il mio quaderno nell'altra stanza è un compendio di piante che ho incontrato nel mio viaggio. Dagli un'occhiata e dimmi se riconosci una qualsiasi pianta della tua... di casa tua. Da lì sicuramente riuscirò a individuare da dove vieni. Ok. Sbagliamo in continuazione, non ce la faccio, sono stanchissimo. Hai avuto il permesso di papà per leggere il suo quaderno? Fortunella. Ho sbagliato, ho sbagliato il tasto, decisamente. Un quaderno ripieno di roba scritta a mano. Che riguarda diverse piante. Pini danzanti. Si muovono al ritmo del vento. Sashing, ogni tanto invadendo altre foreste adiacenti. La patata amara. Solo uno ne può.
può crescere in ogni miglio quadrato, dato che assorbono tutta l'asprità dell'ambiente circostante. Muschio finto. Non è assolutamente del muschio, ma è un tappeto di piccolissimi grasshopper, non sono tipo i coleotteri. Gooseberries, fanno schifo. E molti, molti altri. Cavallette, ok, cavallette. Hai trovato il mio quaderno? Non hai visto alcuna pianta della tua isola lì? Com'è possibile? Da quale isola esotica arrivi? Che tipo di flora cresce lì in mezzo? Ah, è così, sei una persona così curiosa. Capisco subito perché Mo ti ha portato qui da me. Forse mi puoi aiutare con qualcosa. Una pianta unica cresce in ogni grassland. La nostra è il misterioso Ghost Lily. It glows, si illumina con la luce più bella che ci sia, ma è effimero quanto il suo nome. Ah, sto morendo di fame. Oh, povera ragazzina, stai morendo di fame. Guarda che invece continua a chiacchierare di piante. Ti va di rimanere qui per cena e poi prendere un letto per la notte? E possiamo riservarci le chiacchiere sulle piante durante l'ora di cena? O possiamo anche non parlare di piante? Boh! Papà! Riesci a mettere su un altro po' di cena? E aggiungere un posto a tavola per l'ospite? Certo, papà. Nel frattempo puoi farmi un favore, giovane virgulto. Abbiamo finito il Glow Leaf la notte scorsa. Ho chiesto a Ganga se riesce a prendercene un po' dalla foresta, ma è sparito da un po'. Puoi andare a cercarlo? Cerco di prendere un po' d'aria nel frattempo. Non riesco a stare lontano dalla natura per troppo tempo. Ok. Adesso sta iniziando a diventare un po' lento, però, il gioco, per esempio. Cioè, il fatto che continua a sbadigliare, diciamo che lo sento. Diciamola così. Questa foresta odore di Uncle Ganga. Bene. Bello l'indizio appena usciti dalla. Ah, cazzo. Dobbiamo fare tipo così. No, però, scusami. E come si fa? Allora, spostiamo questo. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Ecco come si fa. Questa foresta odore di Uncle Ganga. Salve. Ho sentito la voce di Uncle Ganga nella foresta. E quindi deve stare qui in mezzo. Abbiamo altre foreste in giro? Sì, che abbiamo altre foreste. Ok, ho capito. Dobbiamo metterci questa in mezzo, giusto? Ce ne sono altre in giro, non mi pare. Forse se semplicemente lo metto così. No. Ok. Perché se lo metto così non succede nulla.
Facciamo così, andiamo di qui intanto. Esploriamo l'altro pezzo che ci manca. Quante pecorelle. Salve. Hai trovato Ganga? Dovrebbe essere vicino alla foresta. Ma scusami. Non era quella di prima la sua? Non era questa? Però come faccio qua? Cioè, tipo... Vado così? Cioè, lui si trova nella foresta, ok, ma la foresta come la facciamo a fare? Guarda lì, ho visto Zio Ganga nella foresta. Ho capito, ma mortacci sua, non ci sta. Sentito la voce di Uncle Ganga nella foresta. Quindi devo fare praticamente un... proviamo a fare così allora. Eccolo là. Sapevo. Come al solito. Oh, questo è Uncle Ganga, quindi. Oh! Ho trovato la fonte del fiume. La sorgente del fiume. Oh cavolo, è già ora di cena? Il tempo vola quando risolvi i misteri. Immagino di dover venire a mangiare, ma non vedo l'ora di esplorare il fiume domani. Anche se non credo che questi Arcis cosa sarebbe? Arcine il riccio, ok. Ok, io arcine riccio. Porca miseria. Un attimo, ci sono quasi, ok. Ti dispiacerebbe portarmi il Glowleaf o il Mon a Mon portare il Glowleaf a Monkar per me? Grazie. Ok, quindi quella è la fonte del fiume. Gare. Monkar. Oh, some Glowleaf. Devi aver trovato Ganga. Questo è quello che utilizziamo per far sapere a tutti che è l'ora di cena. Ma gli hai dato fuoco? Ha il sapore del riverbed, ma lo stesso... Ah no, ha l'aroma più invitante che ci sia. Ok, quindi ora di cena. Completamente fuori tempo. Senti sick beat. Basta. Finito. Ah, sono pienissimo. Ti è piaciuta la mia pretty pie? Oh, la mamma mi ha insegnato a farla prima di andarsene. Mi ricorda sempre di lei. Adesso è fra le stelle. Quell'altro che canta, l'alilulelò. Ti piace il nostro canto? Questa è la canzone della crescita. La cantiamo in armonia con il Grassland. Papà dice che tutte le lande hanno una voce se ascolti abbastanza attentamente. Mamma gli ha insegnato a cantare con i semi e ha detto che mi insegnerà presto. Non vedo l'ora. Ok. Rise and shine, ora di alzarsi. Abbiamo una situazione molto eccitante al fiume. Ganga ha scoperto un ghost lily che sta sbocciando.
Sono tutti per strada. Segui, vieni anche tu. Dove cazzo sono tutti? Ok. Salve! Oh, è così eccitante. Non vedo l'ora di raccontare alla mia classe, cioè di insegnare alla mia classe tutto di questo fiore. Li avrei portati qui, ma sarebbero stati davvero troppo casinari. Vabbè, ho capito, sono bambini, però. Non è fighissimo? Faremmo meglio a nasconderci. Come nasconderci? Ah, ok, forse c'è un motivo per il quale non li ha portati. Ho sentito che questa pianta è molto timida. Facciamo silenzio. Buongiorno. Ho visto il Ghost Lily per un secondo, ma poi il flusso del fiume è cambiato. Dobbiamo aspettare che la direzione cambi di nuovo perché appaia. Se solo potessimo cambiare il flusso del fiume. Tipo così. Se solo potessimo cambiare il flusso del fiume. Ah, ma dai. Come facciamo a cambiare il flusso del fiume? Così va bene? No. Cambiare il flusso del fiume. Come facciamo a cambiare il flusso del fiume? Non è tipo le maree che cambia in base all'ora del giorno e della notte, no? Fiume era così. Lo mettiamo qua. Che succede? Mi dice ancora di no? Se solo potessimo cambiare il flusso del fiume. Forse vuole che lo cambio semplicemente così. Aspetta, spostiamo tutto. Oh, così. Il fiume è cambiato di corso, evviva. Adesso dobbiamo solo nasconderci. C'è qualcuno che non ha un posto dove nascondersi? Io spazio qui. Ok, carino. Qui. Ok. Sì, capito, sono qui. Oh, basta. Io sono qua. Adesso qua sono. Forse ho bisogno di un altro po' di foresta. Ah, ok, sì, avevo bisogno di un altro pixel di foresta. Un pixel minuscolo. Attenzione, che emozione. Che cos'è? Scusa? Ma no! Ma scusa! Ma che modi sono? Bradley! Mattio! Il Ghost Lily non è cibo! Le pecore dovrebbero mangiare solamente i cavolfiori! Dio! Se fossi un Ghost Lily, dove andrei? Il mistero si infittisce. Te lo dico io dove andrei. Giù per il fiume, no? Eccolo là. Mamma mia, big brain time proprio. Anche perché è incastrato. LOL. Sembra incastrato. Cerca di districarlo. E mo? È finita. È finita. Basta. La terra è piatta. Oh cazzo.
Ok, la terra è davvero piatta. E quindi adesso? Dove sono finito? Aia. Ok, quindi niente Australia. No, no, l'Australia. Ma tu credi ancora all'Australia? Ma che scherzi? Sei uno di quelli che credono ancora all'Australia, Andre. Gufo, ciao Gufo. Che fai? Cos'è, un cerchio alchemico? No, non la risuscitiamo, mamma. L'ultima volta non è finita bene. Evitiamo. Va bene, ma finisci tu nell'armatura, eh? Io perdo il braccio e la gamba, non voglio saperne niente. Cosa vuoi da me? Non ho capito. Mister Gufetto, cosa vuole? Molto meglio. Ah, no, 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 no. Lui ha fatto il simbolo del cerchio, quindi ci serve il cerchio. Ah. Bene, bene, bravo, bravo. Bravo Gufetto. Ci ho messo un po' ad arrivarci, ma bravo. E adesso il gufetto dov'è? Abbiamo fatto tutto. Ah, aspetta, probabilmente devo esserci io al centro. Come faccio ad arrivare al centro io lì? Così immagino. Ok, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho. Questo va qui, questo va qui e questo va qui. No, così, così. Yay! Buonasera. Come ha fatto Cirba ad arrivare qui? Che posto strano che è questo. Sei anche tu un messaggero? Dov'è la tua barba? Ah, non importa. Guarda questa stranissima foglia che Cirba ha trovato. Significa niente per te? Questa foresta è interessante. Dovremmo continuare a esplorare? I'll see. Ah, ok. Ci vedremo all'albero. Non dimenticare il tuo sapling. Attenzione. Aspetta, così. No. Ah, oh, che rabbia. Come faccio così? Così, eccoci. Attraversiamo la foresta fittissima. Non vedo niente. Oh. Salve, non badate a me, prendo il volo i foglietti. Strade nella nebbia, nebbia nella mente. La nebbia è profonda, tu andrai ancora più a fondo. Occhi aperti. Gli avvoltoi sono i migliori amici che puoi trovare. Volano alto, becco forte. Preparano pellicce eccellenti. Così nobile, ok? È un esemplare davvero bellissimo, non è vero? Ha un udito incredibilmente sopraffino e spesso e volentieri caccia la cena per noi, nel buio. Come hai fatto a trovare la via per Wildwood, piccolina? Vieni da oltre il mare, ma ti sei avventurata nella profondità dell'entroterra. Curioso. Io sono Rekkad dal Redwood Forest. Questo è Niep dai Barrens. Noi messaggeri abbiamo un animale che ci distingue, cioè che ci guida.
ma questo può essere un posto un po' confusionario per gli outsider, per quelli che vengono là fuori. La foresta ti mostrerà la via di uscita, buona fortuna, ok? Come me la mostra? Oh wow, aspetta, giustamente abbiamo trovato due... Ok, mi mostrerà la via di uscita, dici? Oh no, mi sono perso. No. C'era un posto di troppo qui, tipo. Cos'è che non ti convince? Oh, questo che cos'è? Ok. Pezzo di stoffa che è stato arrotolato attorno all'albero. Ok, questo probabilmente mi indica dove devo mettere l'altro pezzo. Ok, nice. Eccolo qui un altro. Quindi questo lo mettiamo qui. Bello, ancora, vedi? L'effetto sonoro e l'effetto visivo che ti fanno capire che stai facendo la cosa giusta. Bravo, bravo, bravo. Bravissimo questo gioco. Non abbiamo visto andare di qui, quindi adesso prendiamo qui e facciamo così. Ci siamo sbagliati? Oh no. Forse siamo stati fregati? No, stiamo andando dalla parte sbagliata. Ok. Qua mettiamo questo. E poi questo lo mettiamo qui. E adesso questo lo spostiamo qui. E poi di nuovo questo lo spostiamo qui. Ma stiamo andando avanti all'infinito? E invece ce l'abbiamo fatta. Bello. Oh, due fogli, due fogli. Due pezzettini. Naisu. Ok, vediamo un po' cosa abbiamo qui. Oh, qua c'è un altro messaggero. Salve, signor messaggero. Salve, amico della foresta. Sono Cholmek degli Evergreen. Questo amicone molto peloso è il mio animale di compagnia. Compagno. Non ti preoccupare, è un amico anche lui. Dov'è il tuo compagno animale? Oh, non ne ho uno. Ne voglio anch'io l'animaletto. Oh, mi dispiace, è stato così rude da parte mia dare per scontato che tu ne avessi uno. Il Wildwood è così denso e cambia in continuazione. Anche noi messaggeri facciamo fatica a navigarlo da soli. È incredibile che tu sia riuscito ad arrivare fino a qui senza un compagno. Noi cresciamo al fianco dei nostri animali e loro ci aiutano a trovare la via verso madre, verso mother. Ci aiutano a cercare il cibo, ci proteggono dal pericolo. E ci tengono caldi la notte. Sono degli amici fantastici. Forse ci rincontreremo più a fondo nel Wildwood. Credi nella guida della foresta. Anche quando sembra che non ci sia passaggio per attraversarlo. Salve. No, non toccare lo stomaco guardandomi, per favore. Non sono un cibo. Non sarà un trovavia, ma la sua forza è incredibile. Nessun ostacolo può fermarci. I guess. Quindi che vogliamo... Ah, adesso abbiamo altri due posti. Interessante, interessante. Possiamo mettere questo qui e poi mettiamo questo qui. Che ce ne pare? Dove siamo qui? Siamo ancora ok all'interno. Un albero spezzato. Ok, che ci indica dove dobbiamo andare, immagino.
Dobbiamo scendere. Chi si rivede? I peli in bocca, cazzo. Se vanno per fatti loro. Ok, io però questa cosa la devo ignorare. Perfetto. Ce l'ho fatta! Che succede? Oh, altri due fogli, perfetto. Ok, vediamo un po'. Cosa abbiamo qui? Abbiamo questo posto. Che cos'è? Oh, si sono ritrovati tutti, fantastico. Prendiamo i foglietti. Noi, gente della foresta, siamo grandissimi abbracciatori, come avrai già notato. Le nostre tribù sono piccole e siamo frammentati attraverso tutta la foresta, attraverso molte foreste. Oh, gli abbracci ci aiutano a sentirci più vicini l'uno all'altro. Un abbraccio è un po' di tè mischiato all'erba, cioè di tè d'erba mischiata. Questa sì che è vita. Ok. Siamo ancora nella foresta, ok, basta però con questo enigma, nel senso l'abbiamo già fatto due volte, abbiamo capito il senso, penso che possa bastare, no? Permesso. Ok, forse è diverso questa volta perché tutto completamente... Non c'è un qualcosa che ti indichi la via? Vediamo un po'. Ok, ho capito. Devi andare dove ti indica la via, cioè dove l'erba è piegata. Vedete quest'erba che sta sotto i nostri piedi? Sta andando verso di là. Questo vuol dire che noi dobbiamo seguire questa via. O forse semplicemente gli alberi. Sono gli alberi che ci fanno vedere la via. Ok, sì, sono gli alberi. Come non detto, non era l'erba. Olè! Ah, attenzione, di nuovo. Foglio 1. Solo uno? Solo uno, sì. Ok, abbiamo la cosa lì, perfetto. Mettiamo questo e poi questo lo mettiamo qui. Andiamo a esplorarlo. Noi in realtà abbiamo altri due pezzi che non sappiamo a cosa servono per ora e che non possiamo collegare pressoché a nulla, se non sbaglio, giusto? Eh no, vedi, non possiamo collegarli a nulla. Quindi niente, quelli ce li dobbiamo tenere per collezione adesso. Oh! Un altro messaggio dalla nonnina. Mia piccola Carto, spero che tu stia avendo una fantastica avventura. Hai visitato i Grassland? Sono sicura che tu abbia scoperto un sacco di cose e un sacco di nuove piante, se lo hai fatto. L'aeronave è di nuovo operativa. Sta canticchiando. Insomma, il motore sta cantando meglio di sempre. Sto lanciando queste foreste nel Wildwood, sperando che tu le veda mentre passi attraverso. Se mai ti dovessi trovare persa, dirigiti verso il centro della foresta. Un mio vecchio amico, fa da guardia a un albero molto speciale. Mi chiedo se si ricorda di me. Continuerò a cercare e tieni gli occhi verso il cielo. Saremo presto insieme ancora prima che tu te ne accorga. Con tanto amore, nonnina. Bene, adesso dove cazzo dobbiamo andare? Oh, attenzione. E qui la situazione cambia. Perché noi possiamo fare... No, sbagliato. Possiamo fare questo adesso. Questo non va qui, va qui. Questo va qui.
No, scusa, questo va qui e questo va qui. Eccoci. Oh, dove siamo qui? Infatti c'è un ordine specifico in cui questa cosa va messa. E non è questo. Di questo sarà. Ok, questo. Poi questo va qui. No. Probabilmente sì. Ok, andiamo di qui. Salve, signor Lombrico, ma quanto è carino lei! Ho catturato un lombrico. Non volevo rubarlo. E non volevo rubarlo. Mi scusi, signor Lombrico. Ah no, forse lo riportiamo a casa sua. È questa casa sua, signor Lombrico? Vadi e sia felice. Ok. Adesso. Ma forse dobbiamo permettere a lui di arrivare a casa sua? Vediamo così. Ah, il lombrico sembra felice nel suo tunnel, ma dove porta questo tunnel? Non lo sappiamo. Cosa possiamo fare per ora noi da qui? N praticamente nulla. Ma ah, no, in realtà non è vero, possiamo fare questa cosa qui. E a cosa serve questo? Oh no! Ok. Niente, semplicemente abbiamo buttato il lombrico lì, arrivederci, grazie. Salve, tu sei l'amico di Nonnina? No? È cazzoso. Che c'è? Ha ragione, ha sempre ragione. È vero. Cirba ha perso il suo sapling, sono così imbarazzato. Cosa penserà madre? Mother. Cosa fa Cirb? Dove va? È quasi tempo per il rituale e non c'è tempo di tornare indietro alla sua foresta. Se solo Cirb avesse qualcosa con cui sostituire il suo sapling. Sapling non è tipo la roba viscosa che esce dagli alberi. Così chiama. Alberello, ok? No, non è il sapling, non era la roba viscosa che esce dagli alberi, è un alberello, ok? Un comune alberello. Quindi ci serve una specie di alberello, insomma. Abbiamo già cercato questa via. E che poi? Ah, forse dobbiamo collegare questo a un alberello. Ah. Eccolo qua. Oh! Questo non è un alberello. Gli abbiamo dato il ghost lily? Ma forse può funzionare? Una pianta è una pianta. È una pianta? È meglio che non una pianta. Questo è pazzo in culo. Grazie mille, messaggero senza barba. Sei piccola e buona. Cib parte adesso, molto felice, molto grato. Che bellino come cammina. Tutto storto. Dove siamo adesso? Ah, attenzione, forse possiamo costruire la via per il. Forse questo? No. Allora, forse questo? Neanche. Questo per forza, allora. Questo per forza. Questo funziona qui. Va bene. Io voglio portare a casa sano e salvo il lombrichetto. Ma soprattutto questa cosa che sto facendo avrà un senso logico? No, non di qui. Così e poi così. Ok.
La. Vai, vermicello. Ce l'ha fatta. Che carino. Ok. Cosa possiamo fare noi invece? Dove dobbiamo andare? Quali pezzi si uniscono bene con questo? Questo no. Questo sì. E questo poi si unisce con questo no. Questo può essere. Lasciamo qui. Questo sì. Proviamo così. Vediamo se il vermicello è contento di essere nella sua tana. Oh no, ah no, scusami, è giusto, è giusto. Salve, signor Vermicello! Ehi! Bentornato, signor Vermicello! Ok, dice di andare di qui. C'è una freccia, quantomeno. Cosa c'è scritto qui? Non ti arrendere, va bene. Non ci arrenderemo. Però forse è meglio staccare questo, che non ha un'utilità per ora. Possiamo attaccare questo? No. Possiamo attaccare questo? Allora, nemmeno. Allora, forse possiamo attaccare questo? Nope. Cosa possiamo attaccare? Un grandissimo ca... Scusami, una volta che arrivo qui cambia qualcosa? Non credo. Perché tipo dove può andare questo? Scusami. Qui no. Qui nemmeno. Qui neanche. Qui neppure. Oh, può andare qui. Attenzione. E si riesce a rivedere le stelle. Eccoci, dove siamo? Oh Madonna. Oh Madonna. Ok. Ah, quella mi sembra tanto una fine. Questo mi sembra un crocevia. E noi che seguiamo il Kingdom Hearts di crocevia ne sappiamo abbastanza, direi. Qui può andarci nessuno di questi. Ok. Ma scusami, qua qui. Forse... Ah, questo qui. Ok, questo... No. Ah, cazzo. Ho sbagliato tasto. Ok, questo va qui. Poi, questo non ci sta bene qui. Qui... Questo sì, perfetto. Questo si unisce a... Non questo di sicuro. Questo probabilmente, perfetto. Ciao. Ascolta, accendi anche la lavastoviglie. Ok. È tutta pronta. Ciao. Questo non va sicuramente lì. Questo va qui però. Ok, però quello lo dobbiamo togliere. Ok, questo qui. Che simbolo è? Che cazzo? E dai. Ok, che cos'è? Abbiamo creato uno strano simbolo, credo. Oh, ehi! Qui ci va il lombrichino. Oh, una pietra incompleta che porta il simbolo di un... Cioè, che riporta un simbolo incompleto. Ok. Andiamo un po' a vedere alla fine delle altre zone se c'è qualcosa di simile. Forse dobbiamo collegare questa pietra con un'altra pietra. Eccolo qua, infatti. Sì, qui c'è un'altra. Ok, proviamo a cercare queste pietre intanto. Perché a quanto ho capito, creare il simbolo per terra non è servito a nulla. Quindi magari se troviamo queste pietre e le uniamo, è quello il modo giusto di risolvere la cosa.
Fra l'altro ho quasi creato questo posto molto interessante, ma è vuoto. Vediamo se tipo... rimettendo questo al suo posto cambia qualcosa. No, è ancora vuoto. Era così? Non mi ricordo più, va bene. Aspetta, andiamo a vedere. No, non era assolutamente così. Fantastico. Era probabilmente questo, esatto, sì. Adesso però io sono bloccato, come un bravo cretino. Ok. Eccoci qua. Allora, lì stiamo ricreando la pietra ricostruita, giusto? Giusto. Perfetto, andiamo a cercare gli altri pezzi. Sempre che ce ne siano di altri pezzi, perché magari quella pietra per ora non serve a nulla. Qui è da dove siamo usciti, giusto? Sì, sì. Oh, eccoli qua gli altri. Cazzo. Oddio, ma sto disegnando una svastica? Però guarda che lì ci sono i pezzi di pietra adesso. Se questo lo sposto, metto questo. Ah no, è una X, ok, che poi va a creare questo simbolo strano. Una pietra che mostra un simbolo. Ah, ok, quindi questo è il simbolo che dobbiamo ricostruire noi. Scusa, fammelo rivedere. Un tridente è un tridente con al centro il cosino, ok. Quindi tipo questo va al centro, credo, non lo so. Allora, ci dovrebbe essere un pezzo dritto, che immagino che sia questo. Poi, tipo, qua un pezzo di tridente, qua la fine del tridente, qua tipo un altro pezzo di tridente. Eh no, però. Eh no. E invece no. A meno che... sia tipo così. Non credo però. Mi sembra molto azzardata come ipotesi. Però le proporzioni sono da considerare corrette, perché il tridente di sopra è un po' più piccolo rispetto a quello di sotto. Quindi magari anche questa cosa ha un senso. Oi oi oi. Effettivamente sì, però. Cioè, se tu li giri, tipo questo lo metti... Allora, aspetta. Guardiamolo in un'altra posizione. Questo lo metti sopra, ok? E questo lo metti sotto. Adesso, seguendo questo pattern, chi si attacca a cosa? Questo qui si attacca qui. E porca miseria. Ok. Questo si attacca qui. Questo può andare qui. Questo non mi pare che sia buono lì. Però va bene qui più o meno. No, questo per ultimo, credo. No, non mi convince. Questo è sbagliato qui. Però è sbagliato anche qui. No. No, non ci siamo. Questo va bene lì. Ah, quello non va bene lì. Forse non sono da usare tutti? Mi sa di sì, invece. Che ci mancherà ancora questo pezzo qui. Ah, guarda, questo va bene qui.
Ma ce ne manca uno. O è solo una mia impressione? Adesso l'ho ricostruito praticamente, no? Ah no, ok, giusto, questo va qui. A posto, ce l'ho fatta. E bravi noi. Eccoci. Salve, signor vecchietto. Buonasera. Cosa... Eh? Leleleu babalu. Ah, much better, molto meglio. Mi ero quasi dimenticato come parlare la lingua locale in tutti questi anni da solo. Nonostante sia molto saggia, Mother non è molto... a Mother non piace molto fare conversazione. Ma è bello vederti qui, messaggero. Sei il primo ad arrivare, bravo. Ciao Pika, buonasera! Stiamo giocando un gioco molto bellino, è un puzzle. Si chiama Carto e ci sono le lolly, quindi... Approved. Come ben saprai, io sono The Watcher. Devi aver ricevuto il segnale. Da che foresta proviene il tuo peregrinaggio? E dov'è il tuo animale compagno? È per caso un insetto di qualche tipo? Ciao mio piccolo amico, puoi venire fuori adesso. Ho un'ispezione un po' più approfondita. Forse non sei un messaggero. Cosa te lo fa pensare? Il fatto che sia una bambina? Il fatto che non abbia la barba? O un animale da compagnia? O nessuno dei requisiti che si richiedono per essere un messaggero? E allora come hai fatto ad attraversare questa foresta così pericolosa? Perché sono un cazzo di genio. Capisco. Beh, in ogni caso sei comunque riuscita ad attraversare il... Maze, il labirinto sotterraneo. E hai superato tutti i trucchetti dei Wildwood. La navigazione è nel tuo sangue, mia cara. Mi ricordi qualcuno, sai? Quando ero giovane, oltre il mare, c'era questa giovane donna. È la nonna, è la nonna. È la nonnina. Ah, non ti preoccupare, è semplicemente un'impossibilità passeggera. Cioè, una roba che mi è passata così per la testa. Hai per caso incontrato dei messaggeri? Hai già incontrato dei messaggeri per caso? Mi chiedo proprio quali di loro Mother sceglierà. Ah, sì. Immagino che questo rituale sia un po' un mistero per te. Messaggeri, watchers, piantine, animali da compagnia. È tutto molto antico e affascinante. Che ne dici se facciamo una passeggiata e ti racconto un po' tutta la storia? Dai, fai un po' di compagnia a un vecchietto che non ha parlato a nessuno per decadi. Ok, I guess. E quando Mother Tree ha raggiunto la fine della sua centenaria crescita, il Watcher attuale deve metterla a riposo, usando le fiamme del Wildwood. La sua essenza vitale, fa da tappeto a tutta la foresta, dando vita a un altro millennio di nuova crescita. Oh, attenzione, è quello simpaticissimo. Oh, salve! Messenger Nie di Barren è avvoltoio. Abbiamo viaggiato molto e portiamo la piantina. Sarò io il Watcher. Sì, beh, allora benvenuto. Ero nel bel mezzo di un rantolo. Per favore, va e attendi accanto a Mother. Saremo lì presto, molto presto. Ok, questo tipo non mi ispira moltissima fiducia, eh. Il fumo di Mother, funge anche da segnale per le tribù della foresta, e ognuna di queste manda un messaggero che porta una piantina dal suo villaggio. Una volta che il messaggero raggiunge Mother,
e pianta la sua piantina. Devono recitare le 87 stanzas delle rime del Wildwood. Tu sei scemo. 87. Oh, altri messaggeri. Salve, Watcher. E anche a te, piccola. Non mi sorprende vederti qui. Attenzione. Rekkad da Redwood Forest. La mia amica Volpe e io siamo pronti per il rituale. Io sono Cholmek di Evergreen. È il mio orsone. È davvero un onore ottenere l'abbraccio di Mother. Mi sento già comodissimo, mi sento già super cozy. Benvenuti, messaggeri e compagni del Woodland. E per favore, avvicinatevi a Mother. Ho quasi finito di raccontare alla nostra piccola amica le nostre tradizioni. Ok, interessante comunque. Una volta che le piantine vengono piantate, Mother sceglie una di quelle per farla fungere da corpo, cioè per farla diventare la sua ricrescita. Insomma, lei ricresce nella sembianza di questa nuova pianta, di una di queste piante che vengono piantate. Come mai si è fatto tutto così cupo? Sono appena tornato. Niente, abbiamo superato una foresta mistica in cui abbiamo dovuto risolvere dei puzzle abbastanza interessanti. Poi siamo andati in un labirinto sotterraneo in cui abbiamo aiutato un lombrichetto, molto carino. E poi siamo arrivati qui che stiamo parlando con un vecchio amico di nostra nonna, che però non sa di essere amico di nostra nonna. O meglio, non sa che nostra nonna è la sua amica. Il messaggero che ha fornito la piantina diventerà il nuovo Watcher. E la sua tribù proteggerà Mother, durante la crescita. Mentre ogni Watcher invecchia, un altro della sua tribù prende il suo posto, in modo che il vecchio Watcher possa tornare a casa e vivere i suoi ultimi giorni nel villaggio. Come potrei immaginare, io sono l'ultimo Watcher della mia linea, cioè della mia discendenza. E sono davvero pronto a tornare al villaggio, ok? Comunque in realtà non è cupo, è semplicemente ha cambiato un po' i colori e l'area di gioco, però il gioco è sempre quello. Mi chiedo se fanno ancora quelle banane tostate, giù a casa. Oh, salve, il gufetto carino e scemo. Quel gufo è proprio stortissimo, guardatelo negli occhi. Oh, l'ultimo messaggero. Sei giusto in tempo per le banane tostate. Voglio dire, il rituale. Ah, Cirba è esausto, ma Cirba ha la piantina. Decisamente piantina originale. Cirb qui, delle coniferus. Cirb non sarà sicuramente scelto come Watcher, ma è molto eccitato di essere presente. Ah, fra l'altro giusto, questa cosa voi non la sapete, siamo stati noi a dare la piantina a Cirb, perché lui l'aveva persa e quindi gli abbiamo dato il Ghost Lily che avevamo trovato qualche tempo addietro. Quindi ho paura di sapere cosa succederà se la Mother sceglie davvero Cirb. Cirb comunque per un gufo è un nome spettacolare. Un giorno glorioso nei Wildwood. Salve, senza barba. Ciao. Siamo tutti qui. È tempo di svegliare Mother. Raggruppiamoci, va bene. Adesso sceglie sicuro il Ghost Lily e siamo tutti fottuti. Mother, è arrivato il tempo di svegliarsi. I tuoi figli hanno viaggiato molto attraverso la foresta, la Redwood, Barren, Evergreen, Coniferus. E io, il tuo Watcher, sono pronto per il mio riposo. Ci raggruppiamo qui per iniziare la tua resurrezione. Messaggeri, mostrate la vostra piantina. La più forte e più bella delle vostre piantine della foresta. Piantiamole qui. E svegliamo Mother dal suo sonno. Ma che è quella? Una fogliolina. Foglia d'acero, dai. Vabbè, quello è un ramo secco. Quella era una fo. Ma dai, ma grazie al cazzo che vinciamo noi. Cioè, abbiamo il Ghost Lily, ma che bello. Ma che bello che è il Ghost Lily. Quando sboccia proprio. Ma vuoi mettere, grazie che vinciamo noi.
Ok. Ha scelto la nostra pianta, vero? Ha scelto il Ghost Lily, lo sapevo, ad essere finitissima sempre. Un bagliore spettrale. Che. Il torcicollo, cazzo. Che nuova piantina strana. La scelta di madre è chiara. Messaggeri, il prossimo watcher è Chirp delle conifere. Eh? Beh, che me. Non so. I 9 pezzi da 8, cosa stai dicendo, figa? Pezzi da 8 sono tipo i cannoni delle navi. Ma è. Ma siamo proprio sicuri che questo deficiente dovrebbe essere. Oddio, guarda che gira la testa! Siamo proprio sicuri, ma è stortissimo questo gufetto. Non so se è il caso di farlo diventare il nuovo guardiano. Il rituale è stato un successo. Mother ha scelto la piantina di Chirp e di conseguenza è diventato il nuovo Watcher. Lui potrebbe non sentirsi pronto, ma Mother sa cosa sta facendo. Il semplice atto di essere scelto lo porterà a prendere il suo percorso seriamente. Mother non ha nessuna fretta. Sono contento che tu sia stata presente al rituale. Forse vorresti dire addio agli altri messaggeri e poi posso mostrarti come andare via. Mitico, che abbiamo combinato? Chirp è molto confuso. Perché è lui il guardiano, il watcher? Ah, Chirp è lui! Chirp è lui, ok. E il gufetto come si chiama? Chirp non è buono a guardare nulla. Deve essere stata la piantina che tu hai dato a Chirp. Piantina speciale, Chirp non speciale. Chirp vuole andare a casa. Qualcosa mi dice che non si sente proprio prontissimo per l'incarico, eh? Salve. Lui è incazzato nero, già si vede. Ah, no, invece no. Scelta strana, Chirp, ma rispetto. Mother crescerà più alto del cielo. Voglio vederlo. Ok? Ma. Ma le volpi fanno davvero il suono di un porcellino? Ok. Vabbè. Sarebbe stato bello essere scelto, ma Mother fa ciò che è meglio per l'intera foresta. Staremo qui ancora un po' in caso Chirp abbia bisogno di aiuto. Qualcosa mi dice che lo conoscono bene questo Chirp. Siamo abbastanza sollevati di non essere stato scelti, di non essere stati scelti, onestamente. Ci piace esplorare, ma non ci piace così tanto stare in un solo posto. Mother probabilmente lo sapeva, lei è molto saggia. Ok. A quanto pare gli altri messaggeri staranno qui ancora per un po'. Io tornerò a casa molto presto. Iniziare il mio viaggio per tornare a casa molto presto. Una volta che avrò mostrato a Chirp come si fa un po' di roba. Posso mostrarti il passaggio per uscire dai Wildwood? Certo, sì, assolutamente. Fantastico, seguimi. Chirp, per favore, seguici. È l'ora della tua prima lezione. Ok? Oddio, cosa abbiamo combinato? Non avremmo dovuto dargli un cazzo, lo sapevo. Il Watcher deve imparare il linguaggio degli alberi. Guarda attentamente, Chirp. Ok. Parla alberesco. Foresta favors you this day. Per favore, prendi questo token, questo memento. Era destino che tu venissi qui, e con questo non perderai mai la via fra i Wildwood. Sono contento che tu sia riuscito a raggiungerci, a essere insieme a noi. E grazie per aver. Oh, e grazie per aver aiutato Chirp a rimpiazzare la sua piantina, la sua pianticella perduta. Quindi lo sapeva! Lo sapeva! Big brain time, cazzo! Ah, non puoi fregare un Watcher, Chirp. Capirai un giorno.
Mother ha visto tutto e ha comunque scelto te, non ti preoccupare. Vai, piccolina. Sono sicura che ci rivedremo presto. Oh, e saluta tua nonna da parte mia. Quindi sapeva anche questo. Viaggia in sicurezza e prega per Cirm. Oddio, finirò malissimo questa storia. Ne sono sicuro. Ah, eccoci qua. Ma in tutto questo. Ok, save and exit. Mi chiedevo giusto come si salvasse perché ero un po' preoccupato. Attenzione, qui cosa abbiamo? Ok, qui c'è una casetta. Dopo essere stata portata fuori dai Wildwood, la piccola cartografa è arrivata in uno strano edificio nascosto tra gli alberi. Sta raccontando quello che ci è successo. Ha seguito la sua curiosità e ha raccolto il primo libro che le capitava sotto, che vide. Giusto allora, Storytender. Storytender, cos'è? Tipo lo scrittore di storie? Storytender, non so cosa. Storytender è tipo un nome proprio. Non lo trovo neanche su Google, quindi immagino. Salve, Storytender. Aspetta, ecco dove è quel dannato libro. Lo stavo cercando dappertutto. Salve. È un bel libro, è stato. Come si dice? Ho una copertina. No, Riveted è tipo quando. Quando unisci le pagine. Come cazzo si dice? Porca puttana in italiano. Rivettato? Si dice rivettato, davvero? Ok, rivettato. È stato rivettato finemente, eh? Non lo puoi proprio mettere giù. E quando l'ho fatto mi sono dimenticato dove l'ho messo. Ghost Lilies, abbracci da orsi. Pecore scorreggione. Che avventura. Beh, chiaramente hai buon gusto. Benvenuto allo chalet delle storie. Non siamo facili da trovare. Devi avere un buon naso per la conoscenza. Sono lo Storytender e mi prendo cura della nostra piuttosto unica libreria. Biblioteca. Troverai un sacco di amore qui. E le nostre storie cambiano sempre. Infatti sono cambiate abbastanza di fretta ultimamente. Ero giusto appunto nel bel mezzo di sistemare alcuni libri. Ma queste vecchie ossa po potrebbero. Pot a queste vecchie ossa potrebbe far comodo una pausa. Lascia che ti faccia vedere come funzionano le cose qui intorno. Ok, e diventa subito Stanley Parable, in cui il libro ci dice cosa facciamo e noi decidiamo se farlo. E questa è l'area deserta dello chalet. Da non essere confusa con l'area desert, che purtroppo è ancora in costruzione. Cazzo! Come ho già menzionato, ogni ala contiene storie relative a una specifica area del mondo. Ho giusto appunto di recente iniziato a leggere un buon libro in questa stessa stanza. Riguardava una vecchia donna che cercava la sua nonnina in un deserto. Come in un deserto? Io non ci sono ancora stata nel deserto. Lo so, che belle premesse. Oh no, quando ho mollato la nonna stava diventando un po' esausta. No! Vedo che sei molto interessata a saperne di più.
Oh, se solo fossi di nuovo una giovane, curiosamente. Beh, vai pure e dai un'occhiata a questi libri. Io sarò nella stanza della scrittura, nella writing room. Fammi solo sapere se posso assisterti in qualche modo, ok? Destinazione deserto. C'era sabbia, praticamente fi ah, fino a che l'occhio riusciva a vedere. Era impossibile da fuggire. Fra le sue coperte. Ah no, fra le tue coperte, nella tua pelle, nei tuoi sandwich. Quando le tempeste di sabbia diventavano molto aggressive. Interi campi potevano essere seppelliti. Le vie che portavano indietro al Grassland e alle altre regioni circostanti sparivano completamente. Questi path, queste strade potevano essere trovate solamente da intrepidi avventurieri o a volte da wanderer. È solo in inglese o c'è anche in italiano? C'è in una serie di lingue comprese tipo il francese, lo spagnolo, il tedesco, il cinese e il giapponese, ma non in italiano. Purtroppo non c'è in italiano. Questa cosa mi tilta molto perché faccio un po' fatica a tradurlo. Ok, ma io non voglio andare per il deserto. Searching the sands. Cercando fra le sabbie. Il deserto può essere un posto molto harsh, molto duro. Ed è casa di persone molto resilienti e nomadi. Di nomadi molto resilienti. No, ho sbagliato, non ho letto. Shifting. Ah, cazzo, voi non leggete neanche da qui. E con un tumulto, una Wizened Woman, un'arzilla vecchietta, che un'arzilla donna che cerca la sua nipotina. Sono state separate da una tempesta. E non vedevano l'ora di ritornare a essere insieme. Lo giro di nuovo? No, no, a posto, a posto. Ok, quindi. Ok, qui non possiamo fare altro. Se andiamo su, che succede? Ah, ok. Possiamo fare così, credo. Così dovrebbe avere senso la cosa. Ok. Second floor. Nomadi del Grassland. Nomadi di natura, le persone del Grassland migrano tipicamente, solitamente una volta per generazione. Ok, quindi sono questi quelli dalla quale siamo arrivati per primi. Viaggiano attraverso lande deserte, portando semi e antiche tecniche di irrigazione. I Grasslander sono molto attaccati alla loro flora. Sentono la voce della terra e aiutano la crescita attraverso le loro canzoni. Quando la generazione successiva migra, la terra che lasciano indietro è un paradiso fertile. Ok, questi sono quelli di Mo e delle pecorelle. Good night, sleepy sheepy. Buonanotte, pecorella dormigliona. Sympathy for red devils. Ganga style, oh madonna. Ballad of the sword potato. Ah, queste sono tutte tipo canzoni popolari. Begonia Pop, Monkhear Mournful Melody. Hey there, Dahlia. Oh madonna. Hey there, Dahlia. No, voglio rileggerlo. Magari ci sono delle citazioni che non ho colte. Good night, sleepy sheepy. Forse sono tutti nomi di canzoni rivisitati apposta per Sympathy for Red Devils. Probabilmente questo è tipo. No, non lo so. Ganga Style, vabbè. Si commenta da solo. Ballad of the Sour Potato, non lo conosco. Begonia Pop neanche. Monkhear Mournful Melody nemmeno. Hey there, Dahlia e Hey there, Dalila. Chiaramente. Che geni. Cos'è che è? La raccolta di stivali magici?
I Grasslander hanno trovato innumerevoli modi per migliorare le loro vite attraverso intelligenti applicazioni delle piante, cioè utilizzi delle piante. Heiderdahlia è fantastico. Anche Ganga Style, però, è il suo perché. Usando un'amalgama di differenti piante di gomma, piante della gomma, immagino, hanno creato un nuovo tipo di footwear, di roba, di cose da indossare ai piedi, di calzari. Questi Magic Boots possono essere allungati. Ah, ok, per essere. Per star bene a qualsiasi taglia di piede. E raise the running speed. Ah, e possono aumentare la velocità di movimento di coloro che li indossano. L'ultimo paio conosciuto aspetta qualcuno abbastanza bold, abbastanza coraggioso, diciamo, da indossarli. Da qualche parte nel Grassland Wing del Basement 2 nello Story Chalet. Ah, è qui! È qui, no? Second floor. È qui, è qui! Tipo un basement? Mi serve un basement. Dove lo trovo un basement? Così. Qui sotto? Questo che posto è? Questo è il second floor. Questo che cos'è? Second floor. Ah, ok, praticamente lo decidiamo noi qual è il basement. Ok, non sto capendo questo puzzle. Ciao. Un libro è aperto sulla scrivania. Lì vicino una macchina da scrivere. Scrive per conto suo in maniera molto decisa e insomma, velocemente. Spaventoso, spooky. The Observer Above. Ma fammi rileggere qui, perdonami. Ok. Somewhere in the Grassland Wing of Basement 2. Of the Story Chalet. Quindi praticamente devo mettere questa per ultima. Giusto? Eh sì, eccoli qui! Bravo, bravo! Pacca sulla spalla a me. Bene, bene, adesso non posso farci un cazzo. Put some pep in your step, save time and whiz right over shallow obstacle. Ah, ok! Quindi adesso posso tipo uscire. Questo qua. Questo qui. Saliamo e siamo qui. Saliamo e siamo dal vecchietto. Salve. Ciao. Benvenuta nel writing room. Qui è dove tutte le nostre storie vengono create. Anche se non posso dirti come. Se non saprei dirti come. Non è un segreto, semplicemente non lo so. Nessuno lo sa. Quella cosina magica lì giù probabilmente le spara fuori come se nulla fosse. E ha continuato a farlo sin da quando chiunque possa saperlo, cioè insomma da tempo immemore. Il mio lavoro è accudire le storie e questo mi va bene. Se volessi sapere di più della storia dello chalet, questa è la stanza giusta. Tengo alcune delle mie preferite qui. La storia enigmatica dello chalet. Nel profondo della foresta, in un angolo sperduto, si trova lo Story Chalet. Questo edificio peculiare può essere un po' difficile da trovare quando lo stai cercando. Ma è molto facile incapparci quando non lo stai cercando. È casa di un'importante libreria di Library of Books, un'importante biblioteca di libri.
supervisionata e catalogata, ma da uno storyteller. Questi tomi misteriosi vengono aggiornati all'infinito da una mano invisibile, documentando storie e culture intorno al mondo. L'edificio in sé è una meraviglia architettonica, con una facciata molto semplice che oscura l'interno molto più complesso. Gli osservatori, no, The Observable, il loro popolo serviva una funzione essenziale, cioè. Ciao Marco Valerio, buonasera, bentornato. Come va? Il loro popolo assolveva una funzione vitale, ovvero creare una mappa di tutti i luoghi, annotando tutti i cambiamenti e spostando. Shifting over time? Changes and sh ah no, changes. Ok, annotando tutti i cambiamenti, gli spostamenti attraverso il tempo, per sempre, forever and ever proprio. Quindi questi siamo noi, probabilmente siamo io e la nonnina. Siamo noi che stiamo facendo le mappe. E infatti viaggiano con delle aeronavi, osservando in maniera molto placida da luoghi molto alti, raramente disturbando le persone che stanno sotto di loro. Le loro abilità di navigazione sono senza uguali, vengono tramandate da una memoria collettiva dei loro antenati. Tutto bene, grazie a te. Anch'io tutto bene, stiamo giocando a questo puzzle game molto carino che si chiama Carto, che ha un concept abbastanza interessante. Semplicemente erano cartografi di professione di sangue. Erano tipo siamo? Vediamo che dice il nostro libro. Ah, quindi si è aggiornato giustamente, perché parlando di noi si aggiorna. Con i suoi nuovi bellissimi stivali, la piccola cartografa sapeva che niente poteva fermarla. Si sarebbe diretta al fiume per attraversarlo e trovare la sua via verso il deserto, dove sperava di ritrovare la sua nonnina. Pardon, non sono molto attivo perché sono in sessione di D&D, vai tranquillo, Ande, ma figurati, ci mancherebbe pure. E guarda come siamo veloci adesso. Figo, figo, figo. Ok, ma come facciamo ad arrivare nel deserto? Trail to Grassland, Return to Grassland. E dobbiamo andare lì? Boh, penso di sì, non abbiamo granché da fare se non questo. Return to the Grassland, sì. Oh, chi si rivede? Ganga! Bentornato, piccolo germoglio. Eravamo preoccupati quando sei scomparsa. Ti è per caso capitato di vedere il Ghost Lily? No. Vabbè, volevo solo chiedere. Monkar sarà molto triste di saperlo. Credo che avesse ancora delle speranze. Ma tutti saranno felici di sapere che tu sei tornata. Anche se io riconosco il tuo sguardo. Sei qui in missione segreta adesso? Ci ha sgamato. Ah, stai cercando un posto sabbioso? Non conosco nessun posto del genere, ma ogni tanto Mo, il pastore, torna a casa ricoperto di sabbia. Ok, quindi dobbiamo chiedere a Mo. Com'è la situazione qua? È devastata. Abbiamo mollato proprio un buco di culo. Mo è a casa? Bella questa cosa che adesso siamo più veloci anche, oltre al fatto che possiamo superare i fiumi. Mi piace. Giusto un po' di tempo fa stavo dicendo, cioè mi stava venendo in mente che mi avrebbe fatto piacere avere tipo un tasto per correre come in un sacco di giochi. Gone Ghost Lily Hunting. Ok, lui sta cercando il Ghost Lily. E dove sta Mo? Scusate. Ah, minchia, sta lì, mortacci tua. Stai proprio dall'altra parte dell'universo praticamente.
Dai, mo, svegliati. Ripigliati. Ok. Eccoci. Le mie pecore. Hai visto le mie pecore? Sì, sono qui intorno. Stai calmo. Aspetta. Tutte le mie pecore sono qui. Perché mi hai svegliato? Perché non dovresti dormire, oltre al fatto che ci devi aiutare. Come faccio a riempirmi di sabbia? Non dirlo a mio padre, ma non lo so. Semplicemente ogni tanto mi sveglio in quel modo. Forse te lo posso far vedere mentre dormo? In questo momento sono super sveglio, ma probabilmente ci sono delle piante che possono farmi svenire. Ma non sono un esperto di piante. Ok, ok. Noi conosciamo un'esperta di piante, però. Salve, signora antipatica. Ok, come non detto. Chiederemo a lei. Salve, esperta di piante. Ci spieghi. Ci insegni. Oh, sono degli stivali nuovi quelli? Te li stai proprio godendo, eh? Ma devi essere molto stanca dopo aver corso in giro così tanto. Bambini, che piante possiamo usare per aiutare la nostra amica a dormire profondamente questa notte? Lo so. Non è una competizione, potete rispondere tutti. Credo che tutti i bambini abbiano qualcosa da dirti. Oh, quando tieni tutte le piante, mettile dentro questo vaso, ok? Io, sì, dimmi. Whisper grass. Three, it sounds like a bunch of people going shh. Ok, whisper grass, praticamente quando c'è il vento che ci soffia attraverso, sembra come se un po' di persone stessero facendo shh. Ne ho visti un po' alla bocca del fiume. Bocca del fiume inteso come... qui, immagino. Ok, questo lo mettiamo qui. Vediamo se riusciamo ad andare a prenderlo. Oh, chi si vede? Ave. Ah, non è qui la bocca del fiume? Forse ce l'ho da Moncad. Moncas. Dimmi che l'hai visto, giovane virgulto. Dimmi che hai visto il Ghost Lily. No. Ah, mi spiace, Rosso. Ero così eccitato quando è apparso. E dato che sei scomparsa subito dopo, pensavo che l'avessi trovato. Ah, vabbè. Sboccerà di nuovo, prima o poi. Ok, mate, però io qua non vedo nessun ghost, cioè nessun whisper, quel che è. Come la mettiamo? Mi hai mentito, bambino? Vuoi le botte? Vuoi gli schiaffi? Ah, scusami, Mouth of the River sarebbe qua, no? Però non sento nessuno fare shish. Vabbè, vediamo gli altri intanto. Scegli me. Slumberstalk. Il suo pistillo ha una gentile fragranza che fa diventare tutti assonnati. Cresce nel centro di un campo di... un campo di foglie gialle? È questo? Vediamo. Ah, fra l'altro ce n'era già uno qua accanto, vabbè. Ah, no, cazzo, vuoi vedere che dobbiamo fare... ma ce ne manca uno, no? Oh, fantastico, è comparso da solo. Bene. Quindi è qui. Eccolo qua. Slumberstalk. Preso. Adesso. Sbagliato. Torniamo qui, vediamo cosa ci dice l'altro bambino scemo. E i Dozing Daisies.
annuiscono lentamente e fanno diventare tutti quelli attorno a loro stanchi. There are a bunch planted near the Silk Road. Ok, cioè sono un po' piantati vicino alla strada circolare. E quindi ce la dobbiamo fare noi la strada circolare, immagino, giusto? Eccolo qua, perfetto. È questo. Fantastico. Secondo ingrediente trovato, ci manca solo il terzo adesso. Bimbo scemo. No, non tu. Bimbo scemo. By the mouth of the river. Right next to both the river and the open ocean. Ok. Mi piace il fatto che quando serve ti dà degli indizi molto più precisi. Bella questa cosa, perché così uno che ci arriva subito non deve ascoltarsi queste cagate. Però un altro che magari non riesce a stare più abbastanza attento, comunque non l'ha capito, va dritto e lo trova. The river and the open... Right next to both the river and the open ocean. Che mi significa questa cosa, però? The open ocean, quindi tipo posso metterlo qui? Open ocean sarà questo? Infatti non pensavo funzionasse, però... Ok! Ah, il mouth of the river non sarebbe la fonte, ma sarebbe tipo... il punto in cui tocca, cioè in cui sfocia la foce praticamente. Ok, ok, questa cosa non la sapevo in inglese. E però dove sta? Oh, eccolo qua. Nice. Preso. Adesso abbiamo tutto quello che ci serve per dormire. Salve. Oh, i bambini sono così... conoscono così a fondo le piante, sono molto orgogliosa. Oh, che cosa carina. E adesso con chi devo parlare? Probabilmente devo tornare da Mo. Mo che mi addormento accanto a lui. Eccolo qua. Piante per me e le pecore? Ah, che bel pensierino. Ok, quindi ci stiamo addormentando? Ah, ok, devo portare altri fiori? Sei molto... Ci stai viziando? È proprio secco. È svenuto proprio. Dov'è? Ma... vorresti un altro po' di te, Penelope? Ok... Ok. Ed eccoci nelle terre sabbiose. Vabbè, io direi che per stasera possiamo chiudere qui intanto. Niente. Cosa dire di questo giochino? Anzitutto usciamo così. Ok. Mettiamolo così. Beh, che dire, Carto, parliamone un attimino. Mi piace molto personalmente, sono estremamente d'accordo, Simonotos. A me sembra davvero interessante come giochino. Mi piace l'idea che c'è dietro, il concept, e mi piace soprattutto come è realizzato, perché la parte grafica la trovo davvero accattivante e carina, proprio è super dolcina, no? Si vede che ci hanno messo molta passione e molto amore dietro, diciamo. La storia per ora non mi sembra granché, però i personaggi sono carini. La storia, vabbè, semplicemente trova tua nonna. Finita, vabbè. Ci sta, perché poi questo incipit ti porta a incontrare varie persone, in vari villaggi, in varie situazioni, in varie avventure. E ok, ci sta, carino. I personaggi anche sono caratterizzati abbastanza bene, sono simpatici. C'è la professorina che è super contenta di vedere che i suoi alunni seguono e sanno le cose che gli ha insegnato. C'è Mo che è scemo in culo. C'è... c'è Cirb, come si chiamava? Cirb che è tipo... è il guardiano che non sa neanche dove cazzo ha messo la testa.
C'è il nonnetto che alla fine, all'inizio sembrava un po' quello anche lui un po' scemo, ma che alla fine ha dimostrato di sapere il fatto suo. Insomma, la libreria dei racconti che sanno già cosa stai per fare, cioè, fantastica questa cosa. Mi è piaciuta molto. Ci sta, è bellino, è realizzato abbastanza bene, per ora non ho granché da ridire. Forse un paio di cosine, magari all'inizio. E chiaramente super indie, ma è tutto molto curato ed è la cosa più importante, anche secondo me, perché alla fine negli indie non ti deve interessare nient'altro, cioè l'importante è che un indie faccia bene quello che vuole fare e che sia interessante, no? Che ti intrattenga, cosa che addirittura molti giochi AAA non riescono a fare. E in questo caso magari è un po' lentuccio ogni tanto, tipo c'è stato un momento in cui iniziava a sembrarmi molto lento ed è lì che tipo ho iniziato a sbadigliare come un maledetto. Sia perché sono molto stanco, ma anche perché il gioco ha iniziato ad essere un po' lento, effettivamente di suo. Perché stavi bene o male facendo sempre le stesse cose e non dovevi utilizzare più di tanto la testa. Però adesso alla fine è stato interessante perché ti dava gli indizi e tu dovevi sistemare la cosa in maniera corretta. Quindi bellino, bellino, dovevi usare un po' il cervello, mettiamola così. E che dire? Nient'altro in realtà. Per ora mi sta piacendo molto, praticamente per quasi tutto lo stream sono stato con il sorriso sulle labbra perché mi faceva ridere qualsiasi cosa, è super carino. Però non abbiamo più visto Shisha, la ragazza con la quale siamo partiti. A meno che lei non abbia trovato la città sotto. Oddio, può essere, magari una delle nuove location che incontreremo durante il viaggio sarà la città sottomarina e lì incontreremo di nuovo la nostra vecchia amica. Sarebbe figo come plot twist. E va bene. Bellino, bellino, mi sta piacendo. Mi sta piacendo davvero molto. Per stasera chiudiamo qui. Per domani non so che piani ho, perché ho da fare, ma non so se porterò uno streaming comunque. Se lo porterò sarà uno streaming un po' particolare. Non saranno giochi, non saranno videogiochi. Però vabbè, nel caso vi tengo per la sorpresa. Chiunque voglia esserci domani sera, comunque, se ci sono, streamiamo, altrimenti balza e ci vediamo direttamente domenica sera alle 9, come al solito. Che dire, bimbi e bimbe? Io direi che vi saluto qui per ora. Ho visto che la main story dura circa 5 ore, quindi penso ci sta così che non stanca, avendo il gameplay un po' lentino. Esatto. Questa cosa è importantissima, perché come dicevo quando abbiamo giocato a Ghost of a Tale. Per moltissimi giochi indie è importante avere una durata propria e, insomma, correlata alla qualità e al gameplay del gioco. Perché Ghost of a Tale, il problema di Ghost of a Tale è che devi fare mille cose, ma devi farla sempre nelle stesse location e in maniera sempre uguale, ok? Ed è noioso perché a un certo punto dicevo, boh, tanto la parte stealth non me ne frega più un cazzo, tiro e dritto. Parlo con un po' di gente, ogni tanto non so che cazzo fare, cerco su Google perché tanto il gioco non mi dà quello che mi serve. Fantastico. Questo gioco fa esattamente bene quello che Ghost of a Tale non fa. Dura la metà. Innanzitutto dura la metà. Ti dà un feedback sonoro e visivo bellissimo quando risolvi i puzzle, in modo che tu ti senta sempre invogliato, perché queste piccolezze sono subconsce. Sono subconsce. Il trututu. Che ottieni quando fai il puzzle, se ci pensate, c'erano anche giochi, cioè, famosissimi. Faccio un esempio, uno a caso, Zelda, per esempio. Zelda, dall'inizio, cioè, dal primo Zelda, quando senti turu 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 turu, vuol dire che hai sbloccato qualcosa che ti permette di andare avanti. Il tuo cervello questo lo assimila e a un certo punto diventa subconscio il momento in cui tu senti quel suono e dici, cazzo sì, ce l'ho fatta, e il tuo cervello rilascia dopamina. Cioè, vai in brodo di giuggiole. È proprio una cosa subconscia e moltissimi giochi questa cosa non la utilizzano bene per niente. Questo gioco lo fa, non solo ti dà il feedback visivo, ti dà anche il feedback sonoro. Bellissimo, mi piace tantissimo. Poi, il gameplay, per quanto sia bene o male, sempre lo stesso, tra virgolette, è anche un po' variegato. In che senso? Adesso, per esempio, avevamo gli indizi che ti venivano dati dagli studenti della maestra, ok? Quindi lui ti diceva, quello lo trovi all'interno dell'area circolare, cioè della strada circolare. Quindi tu devi costruire la strada circolare. Quell'altro ti dice, si trova alla foce del fiume. Ok, quindi tu devi creare la foce del fiume. Prima ancora avevamo trovato il puzzle della foresta. Beh, molto bello quello. È il solito puzzle in cui hai il crocevia
e tu non sai dove devi andare, però c'è l'indizio che ti fa capire quale delle quattro direzioni devi prendere. Se prendi quella sbagliata, allora si ricomincia da capo. Se prendi quella giusta, allora prosegui. È una roba vista e rivista mille volte in milioni di giochi diversi. Però è comunque qualcosa che, connesso a questa logica, a questa meccanica del poter manipolare la mappa, è una cosa interessante perché alla fine lo fai da solo, cioè nel senso tu devi dire ah devo andare a destra, ok, sposto la roba a destra e seguo, poi devo andare a sinistra, ok, torno a sinistra, fantastico, e fai anche quello. Insomma, sono tutta una serie di cosine, o anche quello della casa che ti diceva ah i boots che ti servono per proseguire si trovano nel seminterrato numero 2 nell'area, in quel modo ti faceva capire qual era la stanza che dovevi mettere nel seminterrato. E dato che avevi quattro stanze e tu eri al secondo piano, capivi che dovevi fare secondo piano, primo piano, piano terra, seminterrato. E quindi così era proprio una roba, cioè, bellissimo, molto molto bello. Quindi praticamente ogni volta ne ha una nuova. Anche quella delle pecore è fatta bene, se ci pensi, perché dici, oh cazzo, devo trovare le pecore, come faccio? Ci serve la bacca giusta. Con chi parliamo? Con l'esperta di bacche. Andiamo a parlare con l'esperta di bacche che ti dice, ci sono due bacche, una è quella che vuoi, l'altra è quella che non vuoi. Una è così, fatta così, l'altra è fatta così. Trovatelo da solo. Tu vai a cercarlo, le trovi tutte e due vicine. Devi prendere quella giusta e poi devi andare dalle pecore che poi riporti a Mo. Molto c'è. È pensato bene, è pensato davvero bene. E secondo me qua si sente tanto. È molto ben studiato, esatto. E si sente tanto il fatto che secondo me questo gioco l'hanno fatto testare molto. Questo è il tipico gioco da fiera. Nel senso che tu lo porti in fiera, spieghi al giocatore in 2 minuti netti qual è la meccanica base del gioco. Nel senso, guarda, qua c'è la mappa, tu puoi prendere i pezzi, li sposti, puoi collegarli in questo modo, vai, divertiti. E il modo giusto di portare un indie così alla fiera è, a ogni fiera in cui vai, porti una sezione diversa. In una porti le grassland, in una porti l'isola iniziale, in una porti la foresta. In questo modo capisci se i giocatori, una volta compresa la meccanica base del gioco, riescono a raggiungere la soluzione dell'enigma senza troppi indizi, ma senza neanche essere troppo facile in modo che si annoino. E questo è un modo intelligentissimo, intelligentissimo di provare la cosa. E secondo me questa cosa è avvenuta perché è bilanciato bene il puzzle del gioco. Cioè, non è niente di difficile, no, niente di trascendentale. Sono puzzle abbastanza semplici, però sono anche puzzle che sono giusto, il giusto che ti serve, quel giusto che ti serve per far usare il cervello un minimo al giocatore, senza farlo diventare troppo stressante, però. Perché chiaramente questo è un puzzle molto leggero, molto tranquillo, un puzzle che proprio vuole essere proprio, non vuole essere una roba seria, una roba pesante, vuole essere la tipica roba che ti pigli tipo in pausa pranzo al lavoro, dici, minchia, ho lavorato 4 ore e me ne toccano altre 4 sto pomeriggio, devo lavorare come un bastardo, non c'ho voglia, ok? Prendi questo gioco, te lo giochi tranquillo, tranquillo, però è carino, è divertente, è bellino, ha dei bei colori, una bella musica. E quindi cerca il nome del gioco, la prima foto che vedi in una fiera, l'ho già cercato, davvero? Davvero? Cioè, se davvero è così, sto male. Sto male perché probabilmente dimostra quello che voglio dire io. Probabilmente dimostra quello che voglio dire io perché. No, ok, è una menzogna. Mi hai mentito, Simonotos. Forse così? Carto? No, ops. Mi hai mentito spudoratamente. Non è vero niente, Simonotos, cosa mi dici mai? Dove l'hai vista la fiera? E io che me l'ero preso bene. Ah, sul sito! Ok, allora sì. No, aspetta, dov'è che ce l'ho? La carta videogame, tutti. Dove sta? Sunhead Game, dici? E dove sta? Non vedo. No. Sul sito di Carto forse? Support può essere? Carto Support? No, non vedo nulla. Mandami il link, fai prima. Mandami il link. Humble Bundle, ok, riproviamo. Humble, vai. Dov'è la fiera Simonotos? Mi sento molto preso in giro in questo momento. Non vedo nessuna immagine. Di cosa stai parlando? Mandami il link. Ma
Ah, Facebook, le hai dette tutte praticamente. Tutte. Ok, carto Facebook. No, questo è carto bagheria. Aspetta, com'è che si chiamano? Sunhead Games. Facciamo così, Sunhead. Oddio. Abbiamo trovato tutto, tutto il contrario di tutto praticamente. Questo è il loro sito. Ok, ah, eccolo qua, infatti, per l'appunto. Ma che bello. Ok, trovato. Va bene, effettivamente sì, è una fiera, è proprio quello che stavo dicendo, cioè è proprio una cazzatina. E non è questo però. Taipei Game Show, ok, carino. Vabbè, sì, è esatto, vedi, cioè, è proprio il tipico gioco che porti in fiera e fai provare la gente, vedi subito se i tuoi puzzle, se il giochino attirano le persone. Perché questo io, per esempio, se l'avessi... Quanto mi manca una fiera? A me lo dici, figa. A me. Considera che adesso che lavoro pure in un... per una rivista videoludica ci posso entrare gratis, in teoria. Vabbè, la Games Week in realtà ci entravo già gratis, dato che pagava mamma Milestone. Però, cioè... Raga, la prima fiera facciamo tutti. Cioè, tu ti ricordi il primo Games Week? Io mi ricordo la prima Lucca che sono andato lì con Miki, completamente a cazzo di cane, due quindicenni spaesati che non sapevano neanche come sopravvivere. E, praticamente la nostra Lucca era noi che tornavamo devastati da una giornata di fiera, più doppio treno andata e ritorno da Montecatini Terme per Montecatini Terme, che era. Cioè, una roba che davvero le aringhe sono larghe a confronto. Uscivamo dalla stazione e lì davanti, con le luci al neon, con il raggio divino, c'era il kebabaro di Montecatini Terme Stazione. Che amore, ragazzi. Voi non potete capire che amore quel kebabaro. Il problema è che i biglietti ogni anno continuano ad aumentare. Sì, tipo, l'ultima volta che ci sono stato costava tipo 20 euro un giorno. What do you mean? Che poi fra l'altro non c'era un cazzo di interessante. L'unica cosa che ho visto, Lucca 2019, l'unica cosa che abbiamo visto io e Barbara quando ci siamo andati è stato l'anteprima mondiale, l'esclusiva mondiale dell'anteprima di Cyberpunk, che in realtà era tipo la roba che avevano fatto vedere alle tre precedente, però doppiata in italiano. Cioè io mi sono fatto un... ho pagato 20 euro di biglietto, un'ora di coda per entrare lì dentro e vedere un trailer che io avevo già visto. Era tipo, what? What do you mean? Perché? Perché? Almeno mi hanno dato due spille, almeno quello, cazzo. Aumento sempre la meno passione dall'estrema all'estrema. Il problema non è tanto la meno passione, il problema è che sta diventando sempre più mainstream e quindi inizia ad aggiungersi roba. Perché prima era Lucca Comics and Games, ok? Quindi c'erano giochi da tavolo, un'area dedicata ai videogiochi, gente che vendeva giochi da tavolo e videogiochi, o comunque roba insomma nerd, e poi c'era la parte con il Japan Palace, la parte per gli otaku, insomma, dove compravi gli anime, i manga, le action figure, la roba per vestirsi come i giapponesi. Poi è arrivata l'area eSports, perché chiaramente League of Legends non potevi più buttarlo dentro insieme a tutto il resto, perché metà padiglione era solo gente che veniva per League of Legends, l'altra metà era gente che veniva apposta per Lucca. E poi hanno fatto adesso l'area eSports, l'hanno separata. Poi hanno fatto l'area per Netflix, Amazon Prime, Hulu, quel cazzo che è, tutti gli show separati. Poi l'area per il cinema. Insomma, inizia a diventare troppo larga. Parlo di Lucca, no, parlo esclusivamente di Lucca. Esclusivamente di Lucca. Inizia a diventare troppo larga e quindi un po' si è perso. Mettiamola così, cioè, secondo me, un po' si è perso. Nel senso che. Io ci vado, ci sono andato praticamente ogni anno da quando avevo 16 anni, 16-17 anni, quindi insomma quasi una decina d'anni, ci sarò andato almeno 7-8 volte, ok? E la differenza la noto. No, io parlavo di Games Week, no, io Games Week l'ho balzato, Cyberpunk se c'era, perché comunque l'avevo già visto nel caso. E quindi, boh, raga, cioè, non lo so. Non lo so, mi spiace, però vabbè, adesso che avrò il pass stampa, easy, dovrebbe essere tutto molto meglio. E,
Però vabbè, nel senso, Lucca è bella per l'atmosfera, secondo me. Cioè, se ci vai, vai lì. Io ci andavo principalmente per incontrare gli amici da tutta l'Italia, la gente dei forum su cui stavo, insomma, gli amici con cui parlo su Telegram spesso, ma che non posso mai vedere perché c'è chi è di La Spezia, c'è chi è di Padova, c'è chi è di Napoli, cioè, c'è gente che sta di Roma, insomma, gente da tutta l'Italia. E quindi ci si incontrava tutti a Lucca, no? Sulle cosplayer non mettere no, allora ti dirò, io a Lucca vado con il cartello Free Hugs, non so se hai presente, no? C'è la gente che gira con abbracci gratis, ok? E lì è fantastico perché tipo mi è capitato una volta che ho beccato un gruppo di ragazze che erano vestite da serpe verde, una roba, e tutte si sono volute far abbracciare per qualche motivo, non lo so. Capito, capito. I ragazzi. No, non è vero, non lo faccio solo per quello, però è sempre super divertente girare con i cartelli Free Hugs. Super bello. Una volta un'altra si è accozzata, tipo, si è accozzata, non mi voleva più lasciare, ma, oh, sei super coccoloso. Io tipo, ok, va bene. I guess, grazie. Apprezzo. E quindi niente, in realtà un po' adesso mi manca Lucca, perché vabbè, il 2020 non ci sarei andato comunque, anche perché non c'era un cazzo da vedere. A livello videoludico non è uscito nulla, il nulla cosmico, nulla più totale perché c'erano le nuove console, quindi che cazzo vai a vedere? Ancora non è uscito nulla. E quindi boh, se riapriranno per il 2021 dubito seriamente, ma se riapriranno per il 2021, non lo so, magari un giretto ce lo faccio. Un paio di giorni, vediamo, non lo so. Ci si penserà. Nel caso, comunque, la prossima Games Week, ragazzi, ci becchiamo assolutamente. Facciamo un raduno noi della chat. Simo, Andre, faccio venire su pure Barbara, Pika, Ale. Ci becchiamo tutti quanti. E chi altro vuole venire? Va bene, ragazzuoli, io. Figo, sì, vero? Così sembro tipo uno importante che gira con il suo seguito, no? Sembro uno streamer affermato e conosciuto. Ragazzuoli, io direi che vi saluto. Ci becchiamo o domani sera o domenica sera, dipende come riesco a organizzarmi. Però se domani sera streamo non porteremo carto, non porteremo videogiochi, sarà una live full chiacchierata insieme a un paio di amici. Le mamme ti fermano per fare le foto per i figli, no, ti prego, io non voglio fare foto con i bambini, io non voglio fare nulla, nulla che abbia a che fare con i bambini. Cosa ne sanno di chi sia quello importante? Bravo Ale, bravo, vieni tu in giacca e cravatta così fai tu le foto con i bambini, Ale, vai, ci sto, mi piace questa idea. Tu le foto con i bambini e io la foto con le persone che mi conoscono. Mi piace come idea. Poi in giacca e cravatta, tipo, non ho visto mai nessuno, nessuno in fiera. Forse la gente che faceva cosplay, semmai. Per il resto, mai zero totale. Zero totale. Ai ai. Chissà quando sarà la prossima fiera disponibile a Milano. O dintorno. Vabbè, Milano, insomma. Games Week di solito si fa a Rofiera. Quindi, Simone, tu studi dove sei? Tu studi a Milano, giusto? Mi ricordo che facevi l'università qua a Milano. Se non ricordo male. Può essere? O me lo sono sognato? Ma ancora un goccio d'acqua. Milano, corretto, ok, a posto, quindi anche tu ci sei nel caso. Andrei pure, sta in zona Milano. Bene, 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 ci siamo, ci siamo. Di nuovo. E stavolta per davvero. Ragazzi, io vi saluto. Ci becchiamo domani sera. Se streammo non giochi, altrimenti domenica sera sicuro con carto. Statemi bene, dormite sonni tranquilli e niente, ci becchiamo alla prossima. Un bacione. Grazie mille per essere passati come al solito. Ciao belli.